you go. There's no way. I'm already so still burning. So hold to me close. Now, baby, I do what I'm told. Still learning to take my chances, to take my time, to keep on dancing, to walk that line. Yeah, you got me shifting the paradigm. No longer wishing, wishing. You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, yeah. We could roll the dice. Act like you're surprised, but you already know. Oh yeah. Got lucky overnight. Jackpot when I got the invite. Let me wrap my arms around you, cause I can't go home without you. And my heart just vibe with you, babe. Wanna go sky high with you, babe. Gonna bring you close to tell you that you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you that you're my lucky strike. And I got to tell you, if you didn't know, then I got to tell you that you're my lucky strike. Cooler than cold, I'm all in. So load up the dice, so heavy.
Me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Ay, baby, yo te quiero. Es mentira todo lo que te dijeron. Sabes que mi amor por ti es verdadero. Yo te soy fiel, nena, yo te soy sincero. Juro que yo hago de todo pa' ti, como rábame todo de ti. Y yo te doy todo de mí. Hay mujeres de todo pa' mí. Juro que yo hago de todo pa' ti, como rábame todo de ti. Y yo te doy todo de mí. Hay mujeres de todo pa' mí. Desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Yo no sé cómo lo hace, baby, déjame ser el que te complace. En mi mente corriendo base, me quedo contigo, pase lo que pase. Baby, espero que me ames, me tiene volando en el cielo como las aves. Hey, en el Pambinanes, tomo un sueño el debo, ya lo sabe. Juro que yo hago de todo pa' ti, como rábame todo de ti. Y yo te doy todo de mí, hay mujeres de todo pa' mí. Nena loca, me tiene loco en la cabeza cuando me tocas. Siento que todo está bien, pero en verdad yo no sé si tú lo sientes también. Entonces quiero saber por qué desde que te vi yo vivo diferente. No me importa a mí lo que dice la gente, porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Porque tú siempre la prendes candela. Te quiero a mi lado toda la vida, mi nena. La mano pegada y los pies en la arena. Pase lo que pase, baby, vale la pena. Alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold. Versace trunks, I hit my backstroke. Knock on the door, she at the back row. All I really take is a little taste. Island girl, blue eyes with a little bass. Here for the thrill, I don't need a chaser. Wanna vibe at the getaway. Shimmy, shimmy, y'all got the semi-four way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and tried to locate. This for the time, got time for no day. One, too many ongoing. Two, too crazy and I got three, bad ones and they ready. Four, a good time, so now it's five, into it, we left that. Six, can't remember anything, but I know we got lit. Ragazzi, e passiamo un po' di musica. Come stiamo, andiamo? Eccoci. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Che belli che siete. Quanti ne siete poi? Che bello. Come state, per prima cosa? Come state? Tutto bueno? Tutto operativo? Ciao Lucario, ciao Spato, ciao Andrew, ciao Sanji, ciao a tutti. Ciao Mary.
Come stiamo? Come stiamo? È un vero piacere stare qui a partecipare per la prima volta alla live di Let Me Play. È un vero onore. No, volevo tagliare questo piccolo spazietto per dire questa cosa. Dai. Che cosa facciamo oggi, amici? Amici, oggi spieghiamo la lingua. Ehi, Gennaro, ciao, Deva 900, ecco. Che cosa facciamo stasera? Stasera parliamo del... flexiamo un gioco, subito, così. Aspetta un secondo. Dove sta? Non me lo ricordo, aspetta. Subito mi metto in difficoltà. Basso un po' la musica. Ok. Va bene così? Va bene così? Ditemi se è ok. Ok, flexiamo un gioco. Mannaggia Deva, che mi mette subito in difficoltà. Aspettate. Allora, dovrebbero essere qui. Sì. Ok. Ne prendo. Prendo quello là con cui ho iniziato. Ok. Flexiamo sto gioco. Come adesso l'ho spenta? Aspetta, non è vero. Meglio? Si sente un pochino? Ok. Flexo il gioco con cui effettivamente... È stato il mio primo gioco fisico quando ho acquistato la PlayStation 4. Ed è niente poco di meno che Kingdom Hearts 3. Che tra l'altro l'ho acquistato da un ragazzo che abita praticamente nel mio paese. C'è stato un pochino di amore ed odio per questo giochino qua, perché amo la saga, ma il terzo è quello che mi ha un pochino deluso rispetto agli altri. Comunque stavo dicendo, non distraiamoci. La live di stasera si impronterà sul Comic Con e sulle fiere dei fumetti, ma principalmente il Comic Con. Di quella che è stata... Ciao Absent! Ciao! Di quella che è stata la mia e l'esperienza di Yukiren invece e di far allacciare un pochino i due mondi, perché questa cosa la voglio dire: il mondo cosplay è molto 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 vicino a quello del gaming, quindi Let Me Play tratta di gaming, i cosplay, cosplayer fanno i cosplay dei videogiochi, quindi è un grande piacere avere a che fare con questo tipo di mondo e di conoscerlo meglio, visto che noi giochiamo e loro invece si vestono da personaggi di videogiochi. È una cosa molto figa da vedere e da conoscere. E voglio raccontare la mia esperienza. Ragazzi, devo abbassare un pochino la musica, ve la alzo a voi e me la abbasso io perché non riesco a parlare. Ok. Dicevo, le mie esperienze al Comic Con. Io in realtà non è il primo Comic Con che mi faccio, ma è stato quello più diverso di tutti. Ciao Davius. Urla silenziosamente. È stato quello là che è stato diverso rispetto agli altri. In realtà sì, ne ho fatti 3 e non 4, perché il quarto purtroppo ha piovuto e non siamo potuti andare. Allora, io ti spiego al volo che cosa è successo per me quest'anno al Comic Con. Andare lì a nome Foxer e a nome Let Me Play è stato più... Da un lato è stato impegnativo, dall'altro però è stato molto divertente, perché negli anni precedenti io sono andato al Comic Con l'idea di godermelo, mentre ora invece ci sono andato con uno scopo, con un obiettivo, ed è stato illuminante. Per chi non lo conoscesse, il Comic Con è una delle fiere dei fumetto molto molto importanti. Grazie Andrea per i bittini. Eccolo, 17, numero un particolare, attenzione.
Il Comic Con, per chi non lo sapesse, è una fiera del fumetto che si fa alla Mostra dell'Oltremare di Napoli. E a mio parere, a mio modesto parere, è una delle più belle, perché l'area della fiera è veramente gigantesca. Abbiamo 6 padiglioni da un lato, di cui... Perché è difficile da cancellare dentro di me. Domanda particolare. Un fumetto che ha lasciato il segno, devo risponderti One Piece. Però effettivamente, Genna, le fiere del fumetto si sono evolute con il tempo. Si sono evolute con il tempo perché sì, nascono come fiere del fumetto. Quindi abbiamo da una parte i fumetti comics, quelli della DC, della Marvel, eccetera, eccetera, dei supereroi americani, quindi. Dall'altro i fumetti europei, quindi tipo, ti faccio un esempio, Asterix e Obelix. E dall'altro i manga, che manga non è altro che la traduzione in giapponese di fumetto. Però le fiere del fumetto si sono evolute ad altro, hanno iniziato a ospitare i cosplay, poi hanno iniziato ad abbracciare il mondo del gaming, hanno iniziato ad abbracciare il mondo del cinema, delle serie TV. È diventato... cioè, la fiera del fumetto è un... grazie Francas per i bittini, sempre... è sempre qui Francas, è sempre qui Francas a dare sti bittini, sempre. Grazie mille. Il fatto che abbraccino tanti mondi è quello che rende proprio aperto a tutti alla fine. Esattamente, esattamente. E l'evoluzione poi si è vista negli anni. Se la inculavano solo... cioè, sarebbe stato molto ristretta la cosa. Ma Franca si regala gli abbonamenti. Ma è impazzito. Bravissimo. Dicevo, nella sua complessità, degli anni, in questi, facciamo 10 anni di svariate fiere del fumetto, soprattutto quella del Comic Con, si è evoluta tantissimo, ok? Partiamo da fumetti e manga e man mano abbiamo iniziato ad aumentare il target, hanno iniziato a organizzare sempre nuovi eventi, quindi è stato molto molto figo. Io ci sono andato negli anni precedenti e più andavo avanti e più vedevo cose fighe. Grazie mille per tutte le sub che stai regalando, Francas, sempre in prima posizione. Grazie Genna. Adesso facciamo un piccolo recap delle cose che ho acquistato quest'anno e che mi sono state anche regalate. Allora, partiamo che con l'abbonamento del Comic Con, quello là dove vai in 4 giorni. Ginny, benvenuta, grazie mille per il follow. Dicevo, quando hai l'abbonamento ti danno il survival kit del Comic Con, che è questa sacca dove c'è ogni anno un disegno nuovo, molto molto figa. Ogni anno la cambiano ovviamente, il survival kit del Comic Con. Sì, flexiamo i gadget ora. E poi dentro il survival kit a volte escono delle cose. E questa, a parte le svariate pubblicità del Comic Con, tipo pubblicizzano uno stand, poi un altro stand, poi un altro stand. Lucariello, grazie mille per il follow. Grazie mille per il follow. Benvenuto. Dentro il survival kit sono uscite due cosine molto sfiziose. No, tre cosine molto sfiziose. Tre, sì, se ne sono tre. Sto facendo i danni, un attimo. Sì, tre cosine molto sfiziose. La prima è il fumetto di Sio. Di Sio, di Frafrog e di altri artisti che sono anche streamer, youtuber, cose del genere. Poi è uscito questo manga, non so chi lo conosce, che è molto pervertito come... Allora, dicevo... effettivamente non è quello che mi è piaciuto di più. Quello dell'anno scorso ci ha dato il poster che ho perso palesemente di tutti i secondi capitani di One Piece. Molto figo come poster. Sì, il poster di One Piece. Eh sì. Chi è? Life Socks. Grazie mille per il follow.
Sì, Mary mi corregge. E poi, la sto già aprendo, scusatemi, la dovevo far vedere. Hanno dato a caso una bustina di carte collezionabili di Final Fantasy, non so se si vede. A casissimo proprio, l'apriamo, vediamo che personaggi ci escono. Francas, grazie mille per i bittini. Allora, è uscito lo studioso, il guerriero, poi Milus l'immortale. Questo in quale Final Fantasy era? Ah, in Final Fantasy Tactics 2 questo era. Ok, un altro guerriero. Raid, che sta in Final Fantasy Type 0. Mi è uscito Ashura di Final Fantasy 4. Penso sia un boss. Poi c'è il Cavaliere Nero. Un'altra carta colorata. Leyak, Gadol. È uscito Sid di Final Fantasy Tactics 2. E Diablos, che sta in Final Fantasy Mobius. Ecco, hanno dato queste carte a caso. Non lo so perché. E poi passiamo agli acquisti. Gli acquisti che ho fatto e dei regali che mi ha fatto anche Mary. Dobbiamo dare onore anche a quella signorina, che si è impegnata per farmi sti regali. Il primo è un portachiavi di Dungeons & Dragons. Per chi non lo sapesse, io sono molto appassionato di Dungeons & Dragons. Ho avuto anche questo mio universo. Molto figo, molto figo sto portachiavi. Poi abbiamo questa qua. Abbiamo fatto il... c'era tipo la pesca di maghi a caso in uno stand. Io, Vincenzo, un altro, cioè, il fratello di Mary e un mio amico, abbiamo pescato questo pacco che aveva tre maglie dentro a caso. E abbiamo dato la nostra parte e abbiamo fatto una maglietta ciascuno. A me è uscita, non so se si vede, quella di Itachi e Sasuke. Guardate che bella che è. Con i due Susanoo. Con i due Susanoo. Poi ho comprato io la maglia di Dungeons & Dragons, sempre Dungeon Master Rolled Dice. E Mary mi ha regalato la maglia di, attenzione, 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 dove sta? Come si apre? Esattamente quella che ho messo il secondo giorno. E abbiamo la maglia di The Binding of Isaac, Who I Am. Guardate quanto è figa. Troppo figa. Ora arriviamo al pezzo forte. Ho comprato un libro che è il Sei di Corvi. Non so chi conosce la saga di Shadow and Bones, sarebbe Tenebre e Ossa. Hanno una saga di libri e questo è il primo della saga che volevo leggere. Ancora non ho letto perché sono... non c'ho la voglia mai. Però l'ho comprato perché mi piaceva. Poi, ragazzi, arriva il pezzo forte. Madonna, si è attaccata tutto, aspettate. Madonna, che imbarazzo, che imbarazzo. Allora... la spada di Bilbo Baggins in Signore degli Anelli. La posso estrarre? Si può fare? Si può fare? La posso far vedere, no? Ma come mi sembra un pesce? Una sogliola! Ragazzi, ho comprato una sogliola al Comic Con. Grazie mille per i bit, Gianlu, grazie mille. Anche ad Andrea, grazie mille per i bittini. Tanti bittini per Foxer. E per Let Me Play. Adesso la posso estrarre? Si può fare?
si può far vedere, tanto comunque non è smussato, cioè non è affilato, perché dentro ci sono tutte le scritte elfiche, molto figa, molto molto figa. La spada sogliola, altro che. Eh sì, è molto bella. Io amo la saga di Signore degli Anelli e l'ho comprata. Speriamo non si illumini per davvero. No, non credo. Comunque, io non sono da solo stasera, ragazzi, ma sono in compagnia di una gentilissima... Sì, sì, Pungolo, proprio lei. Di una gentilissima ragazza cosplayer che si è fatta intervistare al Comic Con e che è qui con noi stasera. Signorina Yukiren, mi sente? Lei c'è? Sì, sì, un attimo che abbasso il volume della live così apre la webcam. Ok, ok, dimmi quando apri la webcam che così facciamo il passaggio scena. Eccola, signori. 3, 2, 1, eccoci. Benvenuta! Buonasera, ciao a tutti! Benvenuta, benvenuta! Come stai? Sto bene, mi sono un attimo preparata perché prima ero un pochino impresentabile. No, vabbè. Quindi eccomi. Come stai, come stai? Sto bene, dai. Ok, un pochino stanca, però... Tu già sai ovviamente perché ti abbiamo invitata qui e qual è l'intento della serata, ovvero quella di avvicinare il mondo Let Me Play e quindi quello del gaming al mondo cosplay. Sì, anche se per me è comunque un'emozione perché è la prima live su Twitch dove mi invitano a partecipare. Io ho cominciato a fare cosplay seriamente praticamente quest'anno, quindi è tutto molto emozionante. Vanta, stai tranquilla, stiamo facendo una chiacchierata fuori al bar, quindi... Okay. Iniziamo subito. Tu sei una cosplayer, giusto? Sì, sì. Ok. Una cosplayer da pochissimo perché ho portato i miei primi due cosplay al Comic Con di quest'anno dove vi ho incontrato. E sono successe tantissime cose che veramente io non mi sarei mai aspettato. Spiega, spiega, perché... spiega, spiega, sono tutto orecchie. Vai, stai facendo tutto allora... da sola. Benissimo. Sì, ormai io parlo. Perché praticamente avevo deciso di portare questi due cosplay al Comic Con. Perché ho detto why not, è una cosa che mi piace, proviamo. E che cosplay hai portato? Dacci i nomi. Ho portato, allora, Ari, la versione Spirit Blossom di Ari, vabbè, di League of Legends. Di League of Legends, sì. Infatti questa è la sua parrucca e il suo trucco. E poi avevo portato di Genshin Impact Yan Jin. Portato sì. Due giorni quella quando, quando ti ho intervistato. Sì, quella quando mi ha intervistato, esatto. Due giorni Ari e un giorno Yan Jin perché poi il lunedì pioveva, quindi era un pochino complicato. Io non sono potuto andare. Quindi sì. Tu ti sei avvicinato al mondo cosplay, ti faccio... Comunque ragazzi, grazie a tutti per i bittini, eh. Grazie a tutti per i bittini, a Frankas, a Andrew e a Mary, grazie mille. E se avete domande, mi raccomando, scrivete in chat che io propongo comunque a Yukiren quello che avete voglia di dirci. Dicevamo, ti volevo chiedere, il mondo cosplay come si è avvicinato a te? Cioè, come ti è venuta sta voglia di dire mi voglio truccare e vestire da un personaggio di videogiochi? Oppure tu, nel tuo caso è stato in quello il mood. Però magari qualcuno si veste da... da anime oppure da personaggio della serie TV, di un film. Tu come ti sei avvicinata al mondo cosplay? Allora, guarda, molto semplicemente io vedevo sempre su Instagram o comunque alle fiere del fumetto dove andavo da persona normalissima, diciamo, non da cosplay. Vedevo queste persone in costume bellissime che tante volte dicevo mamma mia, ma immaginati il lavoro dietro per preparare questo cosplay, per venire in fiera vestiti in un certo modo, comunque non è facile. E mi sarebbe sempre piaciuto far parte di quel mondo, però per un motivo o per un altro non mi ero mai buttata
nel dire ma sì, lo faccio anch'io. E quest'anno hai preso coraggio? Sì, ho preso coraggio, era il mio primo Comic Con e allora ho detto ma sì, ci provo anch'io. E ne è valsa la pena, sono veramente felicissima. Dai, dell'esperienza del Comic Con. Alla fine sì, è tutto un darsi coraggio anche un pochino da soli per poi fare le cose. Un po' anche lo è stato per me la stessa cosa, quello di iniziare a streamare. Alla fine comunque tu ti metti davanti a delle persone che nel mio caso devo intrattenere e fare, nel tuo caso invece si possono avvicinare, chiederti la foto. Sì, per me era assurdo che venissero a chiedermi la foto, oppure mi dicevano ah, ma sei bellissima, il costume è bellissimo, perché era molto un gioco. E vedere persone contente, magari nel vedere che stavo impersonando un personaggio o che ero lì come, che ne so, il loro main di League of Legends, mi dicevano oh mio Dio Aria, la adoro. Era assurdo, no? Dicevo, ma... Sì, incredibile, è stato veramente incredibile. Dalla chat gli hanno chiesto, guarda ti faccio la domanda, sì, che hanno fatto. I pezzi dei costumi li hai comprati già belli e fatti? Li hai fatti tu? Perché con il trucco penso che hai fatto tutto tu. Sì, allora molto umilmente ho comprato tutto quanto, perché non sono capace a cucire assolutamente e non ho mai provato, diciamo, ad assemblare dei props come spade, anche semplicemente la coda di Ari, non ho esperienza, essendo appunto che è la prima volta che provo a fare un cosplay in maniera... Ok, è la prima volta. Sì, però quindi ho detto vado sul sicuro. Penso che hai fatto la migliore scelta sicuramente. E ti volevo chiedere, ovviamente tu hai intenzione di continuare, perché comunque cioè la storia che mi stai raccontando è una storia che è andata bene. Cioè, diciamo, la tua esperienza è stata bella. Sì, è stata un'esperienza totalmente positiva e ripeto, mi ha portato a conoscere diverse persone dolcissime al Comic Con che comunque mi hanno invogliato a continuare, mi hanno detto ma guarda, cioè non fare che questa sia la tua prima ed ultima fiera, se non è una cosa che ti piace prova a buttarti a fare altri cosplay o comunque prova anche tu in futuro a realizzare qualcosa per i tuoi costumi. Diciamo che hai iniziato la tua passione e da questo momento in poi sei andata sulla via sicura del cosplay bello e fatto, diciamo del costume bello e fatto, però ovviamente adesso questa tua esperienza ti ha portato a dire magari il prossimo me lo faccio io, oppure imparo come farle determinate cose. Assolutamente, anche perché per quanto riguarda League of Legends mi hanno inserito in un gruppo di cosplayer italiani dove loro ogni giorno condividono consigli su come realizzare i costumi o su come realizzare vari props e quindi ho pensato, cioè li ammiro tantissimo perché sono stra bravi, realizzano dei costumi assurdi e piacerebbe anche a me magari un giorno arrivare a quel livello. Io ti posso assicurare che eri veramente azzeccata per quello che facevi, almeno per i personaggi che stavi portando. Dalla chat domandano come mai ti sono venuti in mente questi due personaggi e se ne hai in mente altri da fare. Sì, allora Ari nello specifico non è un personaggio che io gioco su League of Legends. Però che cosa giochi su League of Legends? Domanda personale questa. Io gioco support, magari rientrerò nello stereotipo delle ragazze che giocano support, però sì. E bruciamo sti stereotipi, non vanno più di moda. Sì, esatto, bruciamoli perché dai. Anche perché anche io vado support, però vabbè, dettagli. Quindi e Nullari mi è sempre piaciuta, anche meramente a gusto personale per la sua estetica, perché la trovo bellissima. E io come sfondo del computer ho la splash art della Spirit Blossom, della sua skin. Okay. Allora ho detto, se devo fare un cosplay tema LOL, voglio che sia lei, Ari Spirit Blossom. L'altra invece di Genshin? L'altra di Genshin anche lì per un discorso, uno meramente estetico, perché è un personaggio secondo me studiato benissimo, che ha un'estetica pazzesca, e poi proprio perché mi piaceva la lore del personaggio e l'importanza che comunque gli hanno dato, essendo che lei
va a rappresentare una cantante dell'opera cinese e okay. è stata anche doppiata da una cantante dell'opera cinese, ha delle parti cantate nelle sue voice line e quindi mi è piaciuta tantissimo e ho scelto lei. Capito, capito. Effettivamente Genshin quando è nato è esploso. Quando è nato sì. è esploso. A parere, diciamo, freddo, ok, personale, non dico che Genshin non mi piace, dico soltanto che essendo comunque un MMORPG hanno sfruttato un pochino Zelda. Sì. Il boom di Zelda Breath of the Wild per creare un gioco simile e che possa essere giocato da tutti, molto più leggero se vai a vedere. Ti dico, io la prima volta che ho aperto Genshin, avendo giocato a Zelda appunto sulla Switch, ho detto ok, questo è Breath of the Wild da mobile. Okay. Però okay. vabbè, ovviamente la lore è completamente diversa, i personaggi sono completamente diversi. Sì, no, parliamo di gameplay, parliamo alcune di gameplay. Le meccaniche del gameplay sì, me lo hanno ricordato, lo ammetto. Però nulla, per quanto mi sembra che mi avessero chiesto anche i personaggi futuri che ho in mente o... Sì, sì, no, personaggi okay. futuri che vuoi fare? Per quanto riguarda... Comunque io vorrei continuare sul tema LOL o Genshin. Per quanto riguarda League of Legends mi piacerebbe portare Soraka con la sua skin Cafe Cuties, non mi ricordo in italiano come si chiama. Ok. E... per quanto riguarda Genshin Impact mi piacerebbe portare Yula. Quindi rimani sempre su quei due giochi? Sì, più o meno sì, perché alla fine sono personaggi da giochi tutto. Che mi piacciono. Personaggi bellissimi in entrambi i giochi. Magari poi se... non lo so, anche qualcosa a tema anime non mi dispiacerebbe. Why not? Dalla chat dicono che potresti... non la conosco, partiamo da questo presupposto. Potresti provare a fare la cosplay di Mona. Di Mona. Genshin, ah, sì. Che dice ci staresti benissimo. Io purtroppo non la conosco. Okay. No, e vabbè, Mona è un bellissimo personaggio. Anche lei era una dei personaggi femminili che ho detto ok, sarebbe interessante. Però ritengo che non lo so, Yula sia ancora più interessante. Ho visto pochissime persone che avevano il suo cosplay al Comic Con, se non nessuno, forse una ragazza, e allora ho detto perché no, non ci provo io prossima fiera. Però anche Mona non è una brutta idea. Lucariello invece ti vede benissimo come Xayah di League of Legends, effettivamente anch'io. Anche ci sta. Ci sta, però ti serve un Rakan, ti serve qualcuno che ti fa Rakan. Esatto. Se convinco il mio ragazzo. Esatto, magari. Il suo timidissimo ragazzo l'ho minacciato in qualsiasi modo, ma non si è fatto intervistare, quel maledetto. Se qui in chat lo saluto, lo voglio bene, ma è un maledetto. In teoria doveva esserci, però. Ok. Non lo so. Comunque, intanto ringrazio di nuovo Gianluca per aver regalato un abbonamento, Erpoca per il follow e no, basta così. Ok, perfetto. Continuiamo. Come invece una cosplayer può andare a fare eventi? Cioè nel senso, io so che da videogiocatore posso iscrivermi a tornei magari in maniera competitiva, posso acquistare nuovi giochi, condividerli in svariati modi. Voi invece avete qualcosa per effettivamente crescere e salire? Allora, guarda, per quanto riguarda tornei e gare o comunque contest cosplay, io ho partecipato a due gare. Una al Comic Con e una al Teramo Comics. Che eccolo Gazza, e invece non mi avrei mai. Ok. Per quanto riguarda la gara del Comic Con è stata bellissima perché vabbè era un evento comunque in collaborazione con League Italia e con PG e c'erano dei cosplayer veramente bravi, a me hanno dovuto convincere in tutti i modi. Vabbè, ma era la tua prima volta, ci stava, sì. ci stava. Tra l'altro, sì. So che sei stata disegnata da niente poco di meno che Check-in, come me. Sì. Sì, anche quella è stata una cosa molto simpatica. L'hai conosciuto perché... tu? Sì, sì, sì.
noi eravamo, io e il mio ragazzo eravamo fermi su una panchina che lui stava mangiando, pieni di borse, borsette che io mi stavo sistemando, appunto lui mangiava, e si avvicina a lui e mi fa: scusa, ti posso rubare 5 minuti? Cioè, ti ha proprio acchiappato. Sì, mi ha acchiappato e mi ha detto: mi piace molto, mi piacciono i colori del tuo cosplay, sarebbe un contenuto interessante, ti va se ti disegno e io poi ti regalo il disegno? E ho detto: niente, sì, è andata benissimo, cioè ti è andata veramente benissimo questa esperienza. Io che ti acchiappo con le interviste, sì. Lui che ti acchiappa per il disegno. Quelli di, appunto, di LOL che mi prendono per la gara, praticamente io venivo presa un ti, po' in ti prendevano e ti portavano via. Sì, però vabbè, devo essere sincero, anche io ho conosciuto Check-in e posso assicurare che effettivamente è una persona squisita. Mi è piaciuto tanto dialogare con lui, anche al di fuori del fatto che mi ha disegnato. Comunque conosce qualche ragazzo all'interno di Let Me Play, ed è stato un piacere andare lì e salutarlo a Napoli, visto che lui comunque è del nord, di salutarlo a Napoli, e il fatto che lui si sia ricordato effettivamente del logo e di tutto, è stata una bella esperienza conoscerlo. È veramente una bravissima persona. Sì, è stato dolcissimo. Il disegno poi è stata una grande emozione perché, vabbè, era bellissimo. Io ora non ho il disegno qui con me per farlo vedere, però l'ho pubblicato lui sulla sua pagina. Sì, l'ho visto. Quindi ero felicissima, veramente. È stato, penso, se non il ricordo più bello del Comic-Con, siamo lì, diciamo il secondo magari, perché è stato veramente... Il primo è quando l'ho intervistato io, ragazzi. Vabbè, sì, veramente. No, è vero. Comunque... che altro possiamo dire? Che quindi nelle gare tu vuoi comunque andare a partecipare, vuoi continuare in questo, diciamo, su questo lato competitivo che dà anche nel cosplay? C'è effettivamente, allora, anche un lato competitivo? C'è un lato competitivo, ma perché giustamente essendo un hobby che prende tanto tempo e anche a livello economico non è proprio, diciamo, la cosa più economica che si possa fare come hobby. Beh, effettivamente dipende comunque dai vari aspetti, fino a che livello si vuole arrivare. Non mi è dispiaciuto partecipare a queste due gare. Ovviamente la prima è stata molto all'improvviso, perché appunto mi hanno quasi costretto: ma dai, vieni, e io ho detto di sì. E la seconda che ho fatto comunque era andata senza aspettative, solamente per divertirmi, vedere come si svolgeva un'altra gara e anche confrontarmi con altri cosplayer, insomma. Beh, perché effettivamente tutto parte dal piacere di farlo e della passione di farlo. Però molte volte quando inizi qualcosa, io sono di questo parere qua, quando inizi qualcosa e effettivamente quella cosa ti piace, ti diverte, faccio l'esempio tuo con il fare il cosplay o con il mio, lo streamare, oppure prendo come esempio l'iniziare a suonare una chitarra, ok? Sì. Sono tutte passioni che effettivamente quando non vedi una sorta di, come dire... di ritorno da parte di quello che stai facendo. Ecco i 100 bittini di Gianluca, grazie mille Gianlu. Faccio il presentatore, vado al canale 5, basta, posto, chiudo tutto, chiudo la live, vado al canale 5, vado. Dicevo, se non ti ritorna qualcosa, ti faccio un esempio dal lato tuo, ti vesti da cosplay, ti impegni magari nel farlo, poi vai magari ad una fiera e nessuno ti viene vicino per farsi una foto, oppure nessuno ti riconosce. Magari se hai lo stomaco effettivamente di resistere a queste cose, magari la cosa te ne sbatte anche tanto, ok? Mentre se invece ti vengono vicino per fare una foto, oppure una stronzata, ti riconoscono, pure soltanto quello, che dicono una frase tipo del tuo personaggio e tu ti giri e li saluti. Sono tutte quelle cosine che ti fanno tirare avanti nella passione. Sì, assolutamente. Allora, comunque io parto dal presupposto che fare i cosplay deve essere una cosa che ti fa stare bene, perché giustamente
io i giorni in fiera, in cosplay, mi sono sentita bene, perché appunto essere riconosciuta, o già il fatto solo che mi venivano dietro e mi dicevano Ari, possiamo fare una foto assieme, era bellissimo. Però è vero anche quello che dici tu, tante volte magari se non si vede un riscontro anche nell'immediato nel fare qualcosa, magari dici vabbè, ma non ne vale la pena, chi me lo fa fare? E magari con il cosplay è ancora più, cioè la cosa è ancora più vera, soprattutto per il fatto che si spendono soldi per molti ragionamenti si spendono soldi, sì. Non soltanto per il cosplay, immagina. No, infatti è un discorso che può essere fatto ad ampio raggio. Tipo, tu fai il cosplay, ok? Quindi hai speso X soldi senza dare cifre. Sì. Domanda per dopo, ti piacerebbe fare la cosplay per One Piece? Allora, non mi uccidete dalla chat, però... non gli piace One Piece, basta. Ok. C'è un'altra cosa interessante legata alle competizioni di prima. Una competizione può esistere solo se sono rispettate almeno tre condizioni. La prima, un punto di partenza comune a tutti coloro che competono, un sistema di valutazione univoco, un traguardo chiaro da raggiungere. Sì, sono tutte cose giuste. Ci sta. Sì, Andrew, grazie per i bittini. Tante volte c'è molta disparità nelle gare cosplay. L'ho visto anche io, insomma, da queste mie due misere esperienze. Ti ricordi che c'era Pyramided? Non so se conosci il boss di Silent Hill. Sì. Lei era stupendo. Dei cosplayer che veramente io ritengo dei mostri, ma nel senso negativo. Garu di... come si chiama il personaggio di Berserk? Non me lo ricordo. No, però... per esempio anche già solo di League of Legends, non so se qualcuno di voi l'ha visto, ma penso di sì, c'era Ornn. Sì, l'ho visto, player che bravissimo, è pazzesco, bellissimo. Allora, quindi... il discorso è sempre quello, dipende determinate cose come le fai. Stiamo parlando di cosplay, quindi faccio l'esempio sui cosplayer, ok? Mm-hmm. Io decido di andare a fare il cosplay di un personaggio di LOL, ok? Se mi compro il cappellino di Teemo, lo metto in testa e pretendo di essere riconosciuto come Teemo, può essere che magari qualcuno non mi caga. Non voglio esagerare nel dire determinate cose, però può essere che qualcuno non mi caga. Vuoi iniziare a streamare? Se lo fai con un PC che costa 100 euro, non puoi streamare, perché non reggi videogiochi, non reggi niente, perché non ce la fa. Se vuoi suonare la chitarra, il suono che ha una chitarra per imparare a suonare da 40 euro è quello che è. Se compri magari un'acustica che magari costa un pochino più soldi, può darti un altro sound, no? Certo. E quindi sta tutto lì il ragionamento. Tu dai impegno, se la cosa arriva, tu ovviamente festeggi come stai facendo tu. Cioè sei contenta di quello che è capitato, perché comunque ti sei impegnata, magari spendendo soldi, va benissimo così, però ti sei impegnata ed è arrivato quello che è arrivato. Sì, anche perché appunto io l'avevo preso molto come un gioco. Avevo zero aspettative, ovvio. Mi ero comunque impegnata per cercare di rendere al meglio i personaggi che avevo scelto. Però effettivamente la cosa più bella che è venuta fuori era proprio magari le persone che mi dicevano sei bellissimo, somigli tantissimo a Ari, somigli tantissimo a Yanjin. Quella era la cosa che mi faceva sentire meglio, perché significa che il mio impegno era arrivato alle altre persone, il mio cercare di essere quanto più simile ai personaggi è arrivato agli altri. Ha molto senso, infatti è molto analogo al nostro di ragionamento. Allora, tu immagina di... perché comunque c'è comunque un lato... le fiere dei fumetti, partiamo da zero. Le fiere dei fumetti sono il punto X di qualsiasi passione. Ho visto uno Slash suonare la chitarra da Dio al Comic-Con. E faccio un esempio come tanti altri. C'è il disegno, c'è l'arte, c'è la cultura. Quindi se tu hai effettivamente una passione lì, la puoi fare benissimo. Ok? Mm-hmm. Però questi luoghi, soprattutto tu sei di Napoli, Napoli, proprio Napoli, giusto? No, allora io in realtà sono studentessa fuori sede qui a Napoli, io sono abruzzese. Ah,
Ok, vengo sei dall'Abruzzo. Però conosci bene la città di Napoli, essendo sì, che sì, perché qua comunque vivo qui da 3 anni, quindi ok. Sì. Quello che volevo dire è che le svariate fiere dei fumetti hanno attirato attenzione, perché c'è chi quello che a cui piacciono i film, quello che piace le serie TV, quello gli anime, quello i manga, quello i videogiochi, si accomodano tutti lì. Adesso quando c'è una marmaglia di persone che escono e si divertono in quel punto, attirano, purtroppo questa cosa esiste, attirano anche tipi che non tanto si vogliono divertire come tutti noi, ma gli piace cagare i cosiddetti. Ne ho incontrati alcuni. Esattamente. Negli ultimi anni soprattutto, io fai conto ci vado da 6 anni addietro al Comic Con, proprio al Comic Con di Napoli. Ti posso assicurare che sei anni fa non sapevano nemmeno dell'esistenza del Comic Con. Vabbè, guarda, però, ti dico però essendo che adesso stanno iniziando ad uscire le persone al Comic Con, dicono wow che bello, c'è il Comic Con lì, la gente esce e va lì, e andiamoci pure noi. E questo problema a che cosa porta? Porta al far intimorire purtroppo le persone su quella che sono poi le loro passioni. Tipo, ti danno una sorta di scacco matto a te che stai facendo la cosplayer, perché magari qualcuno effettivamente si può in modo sbagliato, io denuncio queste cose perché sono sempre sbagliate, ma si permettono di prenderti in giro magari, o di prendere in giro me che sto intervistando le persone. Capisci? Quindi queste persone sì, sì, limitano sì. E vedere il coraggio che hai avuto, o il coraggio che magari ho avuto io nell'intervistare le persone al Comic Con, fa sorridere, perché non è una cosa che vedi ovunque, ok? Però qualche volta può capitare e ti fa incazzare vederlo, ti fa veramente incazzare. Ma guarda, sì, allora io ti dico semplicemente che per andare al Comic Con io ho camminato per il centro storico di Napoli in cosplay. Ah. E non è stata, diciamo, una cosa molto simpatica. Però devo dire che, a parte magari qualcuno che ti fa la battutina, però devo dire che molte persone dicevano ah sì, ma lei è vestita così perché c'è il Comic Con, quindi sapevano della fiera. Diciamo, la cosa peggiore che è successa durante il Comic Con è successa proprio in fiera con un ragazzo che prima mi aveva fermato. Io pensavo perché, non lo so, volesse qualche informazione sul cosplay o volesse una foto. E mi fa, solo ah, lo sì, stronzo sei... voleva fare. Sì, esatto, tu sei Ari. Ma questa è una skin. Io ho detto sì, guarda, la Spirit Blossom. E lui lì ha fatto un commento, diciamo, poco piacevole, per poi girarsi e mettersi a ridere con l'amico. Ah, che bello. Io, diciamo, l'ho ignorato e sono andata avanti. Però di certo quelle persone ti vanno magari a rovinare l'esperienza, se magari sei una persona un po' più fragile. Però fortunatamente quello che ti rimangono poi sono le esperienze positive, perché sono quelle che sì, ti fanno sì, caricare. Vanno sì, le esperienze positive vanno assolutamente a coprire quelle negative. Però vabbè, purtroppo questa gente c'è ovunque, quindi non è solamente un problema delle fiere. Effettivamente è un problemone non solo delle fiere, bravissima. Sì. E io veramente ci ho ragionato un pochino su, perché calcola che c'è stata pure la partita del Napoli. Attenzione, stiamo iniziando a parlare del calcio, eh. C'è stata la partita del Napoli che dava la sorta di paura della festività dei tifosi, che poteva essere, che poteva succedere domenica. Fortunatamente infatti l'esperienza del Comic Con non è stata rovinata, e a quanto pare, diciamo che la tifoseria napoletana non ha esagerato più di tanto quando ha effettivamente vinto lo scudetto. No, allora guarda, io per la festa dello scudetto non ero qui a Napoli, perché c'era appunto la fiera in Abruzzo, ero tornata a casa. Però il giorno, la domenica, che c'era il Comic Con, siamo andati via dal Comic Con un po' prima, proprio per la paura che al ritorno incontrassimo anche i tifosi. E tornata a Napoli già c'era gente che festeggiava e tutti contenti, insomma, che pensavano alla vittoria dello scudetto. Però devo dire che sono stati veramente
diciamo, si sono comportati bene, non ho incontrato nessun tifoso. Hanno festeggiato in maniera normale. Hanno festeggiato in maniera normale. Sì, qualcosa sempre succede, contente, in qualche angolo della città. Però la mela marcia c'è sempre, però. Vabbè, dai, diciamo poteva che andare peggio. Bene, ma non poteva benissimo. Andare peggio, esatto. Bene, ma non benissimo. Sì. No, perché anch'io effettivamente quando c'è stata la partita del Napoli, vedendo che la Lazio aveva perso, grazie Francas sia per i bittini, sia per l'abbonamento che hai regolato a Bizza, per altri bittini che hai mandato in precedenza, anche a Mary, anche a Andrew, grazie a tutti ragazzi. Dicevo, quando c'è stata la perdita della Lazio, facendo due calcoli, pre-partita del Napoli siamo andati via. Fortunatamente per la strada non abbiamo incontrato nessuno, perché erano probabilmente o tutti allo stadio o tutti a guardare la partita in TV, e quindi diciamo il tragitto di ritorno è stato tranquillo, tranquillo. Adesso che ne dici se guardiamo qualche video delle interviste? Ti va? Yes. Partiamo dalla tua. Va bene. A voi va, ragazzi? Ci guardiamo qualche intervista in live? Io imbarazzatissima quando mi rivedo nel video. Vabbè. Dai. Yuki, una cosa soltanto. Ricordati che ti devi mutare e che devi guardare il video dalla live, eh? Come ti ho detto prima. Mi muto e... Sì, perché sennò non la senti da qua. Ok, perfetto. Ok. Ed eccoci. Che dici, startiamo? Vada. Ok. Questa qua, ragazzi, è l'intervista che ho fatto a lei. Quindi adesso mi muterò anch'io, perché purtroppo da OBS non riesco ad ascoltarla, e devo attivare anche io il volume della live. Quindi guardiamo il video insieme, in silence, e poi commentiamo a fine video. Si sente? Gaia, qual è il videogioco? È il gioco che ti ha fatto appassionare al mondo videoludico. Allora, sono molto amante dei videogiochi di Zelda, infatti quello che mi è piaciuto di più è stato Zelda Breath of the Wild per la Nintendo Switch, e non vedo l'ora che uscirà il nuovo titolo. Bellissimo, bellissimo. Adesso però ti faccio un'altra domanda. Sì. Giochi online, e se giochi online, come è stata la tua esperienza, diciamo, nell'online? Allora, giocare online comunque può essere sempre avere sia dei riscontri positivi che dei riscontri negativi. C'è molta tossicità. Parlo da giocatore di League of Legends. Ahia! Però l'esperienza positiva che mi hanno portato i giochi online, per esempio, vi faccio l'esempio di Genshin Impact, io ho conosciuto il mio ragazzo su Genshin, quindi... Acciderbolina! È stata una bella esperienza. Ok, ok. E poi c'è anche l'aspetto della competitività, sì, che danno i giochi online, certo, i giocatori. Appunto, possono portare sia magari a fare nuove amicizie o a della sana competitività, oppure a di tanto in tossicità tanto. Estrema. Tossicità estrema. Ci vai un saluto ai ragazzi, sì, di Let Me Play, grazie mille. Un saluto ai ragazzi di Let Me Play. E questa qua è stata effettivamente la tua intervista. È anche una delle più carine, se posso dire. Infatti non le facciamo vedere tutte, perché sennò dobbiamo stare mezz'ora qui a guardare video. È un bordello. Mi ricordo il panico per girare queste interviste. Madonna mia, raga, non potete capire quante volte l'abbiamo dovuto rigirare questa qua. Perché noi praticamente eravamo in una sorta di corridoio. A me piaceva che era il poster dietro. Ho detto facciamo qui l'intervista. Soltanto che c'era questo corridoio dove sempre passava qualcuno. Ci passavano là. Ma che vedevano Mary con la telecamera, io che stavo facendo l'intervista, che ci guardavano, ci seguivano. Niente, passavano come dei maledetti. Quindi qua sì, tu effettivamente hai parlato di Zelda Breath of the Wild, che hai citato prima, e che oggi, signori, oggi, sì, oggi è uscito, oggi è uscito Zelda nuovo, che si chiama, ricordatemi, madonna mia, c'ho sulla punta della lingua, Tears of the Kingdom, che io lo prima stavo guardando, lo stanno portando tutti.
Sì, infatti io oggi pomeriggio mentre studiavo avevo Twitch aperto e guardavo le live, insomma, di persone che giocavano, perché il titolo non lo so se lo comprerò, però appunto ero curiosa di Come no? Hai sapere. amato Lo Zelda Breath so! of the Wild? Sì, ma non per una questione, diciamo, proprio meramente del gioco, però vediamo se riesco a Devi comprare comprarlo. altri costumi di cosplay. Anche quello, infatti, diciamo che il budget è limitato. Ah, mannaggia, i soldi ragazzi sono un problema. Dobbiamo regalare Yuki Tears of the Kingdom. Forza, Sì. facciamo sta roba. Ah, però sembra davvero interessante. Da quel poco che ho visto dalle varie live oggi, sembra veramente da gioco. Sì, a me devo dire la verità. Quella meccanica del costruire i veicoli mi Le dis. armi, mettere No, quella insieme delle le armi è tutto cose. ok. Dei veicoli Ah, mi disturba un pochino. Un po'. un po'. Un pochino. Cioè, però quello è soggettivo, perché secondo me è una bestia. Secondo me sta facendo delle vendite pazzesche quel gioco. Perché il primo Sì. già è stato una bomba. Sto Zelda qua, secondo me, rompe il mercato, sicuro. Sì, ma già il fatto che praticamente oggi tutta Twitch stesse giocando a Esatto, questo gioco. esatto. Molto vera questa cosa. Diamo con la Sì. seconda intervista, che dici? Dai. Yes, mi muto. Sì. Allora, ragazzi, siamo in compagnia della bellissima. Roberta. Ciao Roberta. Allora, quale videogioco ti ha fatto appassionare al mondo videoludico? Allora, il primo è stato Game, e poi ovviamente, visto che sono vecchia, metto in due. Minchia, ha nominato due pezzettoni grossi del mondo MMORPG. Sì. Anche se Ogame è un gestionale su un browser, Esatto. è partito piano piano, ma si è fatto anche la sua strada, Ogame. Adesso, hai mai giocato online e qual è stata la tua esperienza? Vabbè, Sì, Ogame e attualmente Madden erano online, è però. ok. Attualmente gioco a League of Legends e sono riuscita a Aia. platinare. E nulla, sono tipo 5-6 anni che gioco e ho incontrato tante esperienze, cioè tante persone, la mia esperienza è totalmente positiva. Ah, oltre a tutta la tossicità che c'è in League of Ovviamente, Legends, però soprattutto nella vabbè. community italiana e francese, Mamma diciamolo. mia, mamma mia. E nulla, mi ha appassionato, continuo ad appassionarmi, anche se sono vecchia, continuo a In giocare. che ruolo giochi, Angel? Allora, gioco support, ovviamente, sono una pussy e mid. Ok. Ok, mi piacciono i tank solitamente. E quindi Quelli Leona, grossi che Nautilus, resistono. esatto, Esatto. sì. Va bene, grazie mille. Ci fai un salutino ai ragazzi di Ciao Epic Play? ragazzi, buona giornata. Dai. E niente, anche lei giocatrice di LoL accanita, però ha nominato anche altri due giochi molto famosi nell'ambito online. Non lo so, Sì. lei si chiama vecchia, che ti devo dire io, Kakuri, Kakerui, non so nominarti bene, scusami. No, dai, aspetta, Bizza, Metin 2 è un giocone, cioè ha fatto la storia. Grazie, Andrew. Metin 2 è un giocone. È veramente un giocone. Ha dato spunto a tanti, 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 tanti MMORPG. Cioè, se lo vai a rigiocare ora, magari è invecchiato male. Questo lo dico pure io, però. Calmi, calmi. Ogame è un browser game gestionale, tipo Travian, non so se qualcuno se lo ricorda. Dove praticamente avevi il tuo pianeta e dovevi andare a conquistare altri pianeti. Perfect World era il persecutore di Ion. Sì, Ion pure è un altro che è molto tossico. E qua giocano tutti a LOL, però. Tutti di LOL. Anche lei support, un po' gioca anche mid lane ed è platino. Si è fatta intendere male perché lei ha detto che ha platinato LOL, ma come fai a platinare LOL? Ah, il platino, bravo, dai. Ha fatto il platino perché è uno dei rank, per chi non lo sapesse, di LOL. Sono stati aggiornati, infatti adesso sono diventati ferro. Mamma mia, i ferro. Se sei ferro, non lo so. No, no. Io ti invito a giocare, ma fallo divertendoti perché. Il bronzo, l'argento, l'oro, il platino, il diamante e il master. O il grandmaster Ma c'è prima. Bravissima, Master, Grandmaster e Challenger. bravissima. Lei che mi corregge, meno male che c'è lei. Io sono un mero argento. Faccio schifo proprio.
Ma guarda, anch'io, io sto tra il bronzo e mezzo piede nell'argento, okay. Però diciamo più nel bronzo. Faccio veramente schifo, però mi diverto. Tu hai il tuo acerrimo nemico, il tuo Gazza, eccolo, eccolo! Lui, traiardone, Diamond invece. Eccolo lì, il Diamond in chat. Maledetto lui che dovrebbe andare a fare i tornei, invece sta lì ad essere timido. È tecnicamente impossibile perdere tutti i game. Sì, è un tryhardo. Per essere un diamante vuol dire che tu l'hai mangiato quel gioco. Sicuro. Io l'ho mangiato quel gioco e faccio schifo comunque. Aperto e chiuso la parete. Diciamo che si impegna, dai. Sì, dai. Alcuni potrebbe farcela, basta. Comunque, continuiamo. Guardiamo qualcos'altro. Sì. Ok. Va bene. Ed eccoci con Angelo. Ciao Angelo. Allora Angelo, qual è il videogioco che ti ha fatto scattare la fiamma? Allora, quello là che ha detto "Wow, i videogiochi sono fighissimi". Resident Evil 4, grazie a mio fratello, perché Minchia. L'ho visto Minchia. Da è lontano. A Momo è uscito il remake. E poi in prima persona ho giocato tra i primi a Kingdom Hearts 1. Mamma mia, le sigle delle intro di Kingdom Hearts, vogliamo parlare, Simple and Clean, Sanctuary, mamma mia, mamma mia. Allora, quale, ti piacciono i videogiochi retro? Sì. Qual è il tuo preferito tra i tanti? Tra i tanti c'è Skullmonkey, mi piace troppo, molto. Della PS1? Sì. Molto ignorante, sì, molto divertente. Sì, scazzone proprio, sì, come ma gioco. Anche come è stato costruito graficamente con i personaggi di plastilina, molto ingegnoso, sì. Per punto di vista di gioco. Anche Tombi mi piace molto, però il primo... Abbiamo appena fatto un post su Tombi, ragazzi, mi raccomando, andatelo a guardare, che Spadolone ha scritto un intero articolo su Tombi. Tombi, Medieval, tutti i giochi che hanno... No, Medieval, pure quello abbiamo fatto un post, andate a seguire giuro le cose. Non ci siamo organizzati, giuro che non ci siamo è organizzati. È tutto così, al buona la prima. Va bene, grazie mille. Ci fai un salutino ai ragazzi di Let Me Play? Un saluto ai ragazzi di Let Me Play. Dai. E niente. E allora, devi sapere sta cosa, che ogni tanto quando intervistavo le persone, no? Ci sono andato più che da intervistatore, ci sono andato con un giocatore che parla ad un altro giocatore, ok? Quindi quando mi nominavate le cose che io conoscevo e che ho amato, io mi gasavo sempre. E cioè ho gestito così la cosa, no? Mo lui mi nominava Tombi, gioco che ho amato, mi ha nominato Medieval che ho amato. Tra l'altro noi sui social abbiamo postato comunque articoli e post riguardo Tombi e Medieval. E niente, io mi gasavo, cioè stavo parlando con lui, è un bambino di 5 anni che parlava con altri che avevano giocato ai videogiochi. Ci sono, facendo questa intervista sono diventato un bambino di 5 anni. Ma poi lui... Come cosa, dai. Poi lui ha giocato, ha detto che gli è piaciuto tanto Resident Evil 4, che tra l'altro da poco è uscito il remake, molto figo della saga di Resident Evil, e Kingdom Hearts 1, che mamma mia che bestia di gioco pure quello. Kingdom Hearts, tra l'altro in chat ti stanno domandando se effettivamente tu hai giocato a qualche single player, perché ci hai nominato Genshin e ci hai nominato... League of Legends. Hai giocato ad altro? Pure se mi dici Super Mario va bene. Sì, allora vabbè, i giochi della Nintendo principalmente ho sempre giocato su console Nintendo. Quindi okay. Non ho, fino a quest'anno non ho mai avuto un mio computer dove poter giocare ad altri giochi. Quindi che ne so, ho giocato vari... Non hai avuto altre piattaforme tipo PS5, Xbox? No, ho avuto solamente la console Nintendo. Una Nintendara, ragazzi, una Nintendara. Sì, Nintendara, amante della casa della Nintendo. Però mi è sempre piaciuto guardare altre persone giocare ai videogiochi. Quindi ero la classica persona che su YouTube si cercava i gameplay dei giochi per vedere altre persone che giocavano. Perché comunque magari il gioco mi interessava, non avevo la possibilità di giocarci. Quindi mi piaceva anche solamente vedere gli altri che giocavano. E che cosa guardavi? Hai visto i big titoli tipo The Last of Us? Sì, queste cose qua.
sì, comunque big titoli che magari erano appena usciti, diciamo gli streamer o comunque i content creator più famosi portavano, mm-hmm, cioè le varie piattaforme. Ti sei andato qua a informare sui giochi a cui non potevi giocare effettivamente, cosa che ho fatto anch'io, sì. devo essere sincero, quando non potevo giocare a qualcosa andavo a guardare il walkthrough, oppure sì, walkthrough, i gameplay, i gameplay in generale di quel gioco, se mi interessava continuavo a guardarlo, e poi andavo comunque sempre a scegliere effettivamente youtuber o streamer che mi intrattenevano anche loro, e quindi era sotto un certo aspetto questa cosa è piacevole farla. Quindi sì, quando comunque ti piace qualcuno come intrattiene, oppure esatto, come gioca il gioco che sta portando. Sì, perché comunque ti tiene compagnia, magari la persona o ti intrattiene, nel frattempo appunto hai la possibilità di guardare insomma un video dove di un gioco che magari non hai la possibilità di giocare. Eh sì, è vero, molto vero come cosa. Quindi tu sei stata una nintendara pura, hai giocato i vecchi Zelda? O il primo è stato Breath of the no, Wild? No, allora diciamo che magari da piccina avevo giocato ai vecchi titoli, quello è il primo a cui ho giocato seriamente, è stato Breath of the Wild. Mm, che ti sei infognata dentro proprio male. Sì, è bellissimo, mi ricordo passavo le ore incollata alla televisione, attaccavo la Switch così lo guardavo più grande e io là che giocavo, perché veramente mi aveva preso tantissimo. Dalla storia molto interessante al gameplay divertente, innovativo. Non avevo nulla da ridire sul titolo, diciamo. Tutti si chiedono come faccia la Nintendo Switch a reggere quel gioco. È una cosa incredibile. Non so nemmeno come debba reggere Tears of the Kingdom, perché, mamma mia, la Nintendo Switch, tra tutte le console, è quelle che effettivamente è meno forte a livello di prestazioni. Il fatto che Breath of the Wild e Tears of the Kingdom resistano su quelle piattaforme è follia. È follia pura. Dalla chat io mi stanno chiedendo una cosa. La primissima Switch giocavo su quella, proprio quella del 2017, se non erro. La prima versione della Switch. Sì, sì. E diciamo che il gioco lo reggeva, il suo lavoro lo faceva. È un miracolo, ma giocandolo da TV si vedono tutti i limiti dell'hardware, vero? Infatti bisogna giocarci molto dallo schermino per vedere la fluidità, diciamo così. Sì, comunque vabbè, se non sbaglio per... va a 30 fps il gioco, non è che vada a 60. Me lo facevo per una questione semplicemente di... mi piaceva vedere il gioco più grande, su uno schermo più grande. Comunque dalla chat, Mr. Spadolone ti sta chiedendo: ho un'altra domanda riguardo al discorso cosplay. Secondo te lo fanno tutti per passione o per cavalcare l'onda che si è creata negli ultimi anni? Vai. Parere personale. Secondo me è un 50-50, perché sicuramente ci sono persone che vedendo... che è una cosa che sta guadagnando popolarità magari negli ultimi anni, o che persone ne hanno tratto un vero e proprio lavoro, magari non hanno nemmeno la passione per questo mondo, o comunque per il mondo dei videogiochi, degli anime, però ci provano, si buttano e provano a cavalcare l'onda. Ma delle persone che io ho conosciuto finora, quindi nella mia piccola esperienza, ho conosciuto veramente tante persone che hanno una grandissima passione per questo mondo e che lavorano veramente sodo per realizzare dei cosplay degni di nota. Degni di nota. Il mondo dei videogames è il più gettonato da cui si vuole monetizzare, perché si spera sempre che qualche software house ci metta i soldi. Se fai cosplay di film o di manga o di anime non ti viene a cercare nessuno. Veramente sta cosa? In realtà non lo so, perché io pensavo fosse un pochino il contrario prima di appunto andare in fiera, perché di solito magari non tutti sono amanti dei videogiochi, magari c'è anche il casual watcher di qualche anime che quindi ti vede, che ti riconosce il personaggio dell'anime che per caso ha visto. Grazie Gianlu. E invece probabilmente, non lo so, sarà così. Sicuramente magari sul fatto di essere pagati da una qualche
software house. Beh, effettivamente Gianlu, potrei rispondere io alla domanda come può effettivamente diventare un lavoro, diventare cosplay. Si basa tutto dai social, secondo me. Sì. Si basa anche tutto diventare... principalmente da lì, a partecipare alle fiere. Sì, o diventare content creator per qualche, non so, per esempio qualche squadra e-sport, cioè, comunque di League of Legends. I TikToker, delle ragazze che TikToker che erano content creator per delle squadre di LOL che sì, gareggiano nel torneo di PG. Sì, effettivamente è giusto anche la risposta di Biz, ovvero OF può aiutare molto perché comunque è un sito che va molto. Ah, mannaggia, aggiungo. Però lì ci ho trovato anche molto, come posso dire, molta incoerenza, perché effettivamente vedere streamer, youtuber, ragazze, intendo, eppure qualche volta è capitato anche con i ragazzi, però diciamo che almeno per quello che ho visto io è stato più raro per quanto riguarda il discorso dei ragazzi, che inizialmente dicevano no, no, io non lo faccio... OF, oppure non vado su altri siti, semplicemente poi dopo si sono ritrovati incoerenti perché hanno visto il cuneo, la moneta, e sono andate poi e si sono dimostrate molto incoerenti su questo aspetto. Ma a livello monetario sicuramente non è una cosa, nel senso che non porta dei riscontri anche belli grandi, però che intendi, scusami? Sì, nel senso che con OnlyFans si guadagna e si guadagna bene. Okay. Quindi è quello che dico, le persone se magari all'inizio dicono no, no, ma io non vorrei mai farlo. Poi però magari se ti ritrovi in una situazione che hai bisogno di soldi o che vedi che effettivamente puoi averne un bel guadagno, magari si trovano a cambiare idea, non lo so. Queste sono mie... Beh, effettivamente non lo sai finché non ci sei dentro, però purtroppo nell'internet girano comunque delle informazioni che ti fanno capire l'incoerenza di determinate persone. È una purtroppo il tratto incoerenza è una cosa che non la digerisco facile. Potrebbe portarmi ad odiare una persona, odiare un parolone, però magari, cioè, non la calcolo più come prima, questo sicuramente, perché dire non voglio fare una cosa e poi la fai, per me è un po' così, però vabbè. Sì, sì, ci vado io su OF, vabbè. Io non condanno chi lo fa, insomma, non giudico assolutamente nessuno. Personalmente è una cosa che non mi interessa, però appunto non condanno chi lo fa. No, non è, ma io non sto condannando chi lo fa. Sì, sì, per carità. Sto condannando chi dice di... Prima lo denunciava come sito e come applicazione, come tutto, e come seguito che aveva, e poi ci si è buttata dentro una volta che ha visto i soldini. E invece c'è Gianluca che ci dà 14 bittini puliti. Detto questo, parliamo d'altro perché stiamo andando a sfociare su un argomento molto scomodo sotto alcuni aspetti. Ci sono comunque altri social che permettono effettivamente l'aiuto e il guadagno e la trasformazione da passione al lavoro dell'essere un cosplayer. Raga, parliamoci chiaro. Instagrammer, TikToker e che cacchio ne so, streamer, YouTuber. Dopo una certa, dopo arrivato un cap, li devi fare a tempo pieno. Perché se tu vedi un'entrata di 2.000-3.000 euro al mese, dici ok, voglio fare la biologa, però qua si fanno i soldi. Aspetta un secondo e vai di là. Anche perché comunque è la tua passione che si trasforma in lavoro. Sì, purtroppo è così. È vero, cioè purtroppo... Oddio, purtroppo, in realtà se vedi che una tua passione poi ti porta anche ad avere appunto un riscontro economico, da una parte non è male, credo. No, non è un discorso che è male, è più un accettare dalla parte dei boomer del mondo. Ah, beh, quello è tutto un altro discorso, capisci? Che effettivamente quello che fai è un lavoro. Esatto. Sì. Esatto, perché l'impegno che ci vuole dietro, se effettivamente ti stai impegnando, perché poi c'è anche il sistema spendo soldi per fare soldi. Non so se mi spiego.
Sì, cioè, che per arrivare al successo magari ti fai le conoscenze, grazie comunque ai soldi e tutto. Arrivi a persone a cui devi arrivare e il successo lo fai grazie ai picciolini. Però io sono del parere che quando effettivamente ti stai impegnando e arrivi magari al successo, che sia fare il cosplayer, che sia fare il disegnatore o altro, ad un certo punto tu devi effettivamente fermarti e dire: ho trasformato la mia passione in lavoro. E smetto, posso effettivamente valutare di smettere di lavorare, o il lavoro che sto facendo, o studiare magari. Che o cazzo, studiare, che, sì. Che cazzo. Oddio, guarda, per carità, io magari ti dico, sarei la prima a dire se diventasse il mio lavoro, why not, nel senso sarei felice, però... E sti cacchi, Yukiren. Sì, cioè, potrei dire la, potrei effettivamente dire la stessa cosa anch'io nel mio ambito. A voglia, sì, sì. Io uso sempre una frase, e molti la sanno pure: non succede, ma se succede. Ma se succede, anche io lo dico. Qua stanno scrivendo tantissimo in chat, aspettate, recuperiamo un po' di chat. Non appena si ha un po' di seguito... Anch'io. È facile farsi prendere dall'hype, dalla fama, per ottenere magari più soldi rapidamente, andando sulla scelta di OF. Gianluca ti sta denunciando perché non segui la pagina di Let Me Play. No, non mi flammate. Ok, che poi non vuol dire fare nudità, ma anche soltanto avere un'esclusiva da parte del creator sopra, ci sta. Nessuno tocca veramente i loro corpi. Ci sono delle opinioni contrastanti. Ci sono delle opinioni contrastanti riguardo il discorso di prima su OF. Io sono del tuo stesso parere. Io non giudico se lo vogliono fare il loro. Va bene, ok. Siamo la generazione in cui ste cose ormai sono diventate tranquille. Ognuno fa quelle. Diciamo, sì, sono state sdoganate. Io semplicemente prima denunciavo l'incoerenza delle persone, che quella mi dà molto fastidio, però per il resto ognuno può fare quello che vuole. Un'altra frase molto tipica che dico, scusami il francese, Yukiren, un metro dal mio culo potete fare quello che cacchio vi pare. scusate, la perla delle 10, scusatemi. No. Oh no. E niente. Però guarda che qui in live stasera stiamo condividendo le nostre passioni. Mi vuoi fare qualche domanda? Sono curiosa, diciamo, magari a te cosa ha portato ad avvicinarti al mondo dei videogiochi? Come hai pensato poi magari di cominciare con lo streaming? Di condividere la tua passione? C'è qualcuno che ti ha spronato magari a dire vabbè, ma dai, dai un senso a questa tua passione. Ok, il senso che do alla mia passione è che a me principalmente, più che giocare ai videogiochi, quello che a me piace fare è quello che effettivamente poi ho fatto al Comic Con, ovvero condividere la mia passione con altri videogiocatori. Quindi ho detto tra me e me, nel mio paesino dove mi trovo, condividere la passione tra amici è un po' limitante. Non perché gli altri miei amici non giocano, ma magari non giocano effettivamente o non conoscono tutti i videogiochi che ho giocato io. E la cosa, non dico che mi disturba, però hai presente quella voglia che non so se hai avuto pure tu quando hai fatto il cosplay, quella voglia di parlare con qualcuno delle cose che ti piacciono, no? Quindi tu ti sei effettivamente mostrata da personaggio di LoL e personaggio di Genshin e sei andata al Comic Con, dove effettivamente poi hai visto un riscontro. La stessa cosa è andata per me per quanto riguarda, ho detto, ok, c'è Twitch, ci sono delle persone che seguono altri giocare, perché non farlo pure io? Però mi sono dato un piccolo però. Se lo devo fare, un pochino mi ci devo impegnare. Cioè non posso usare il sistema del... Io 3-4 ore al giorno gioco, che mi costa accendere la webcam?
non lo voglio fare sotto quell'aspetto lì, perché se lo faccio sotto quell'aspetto lì poi non mi impegno. Non voglio però utilizzare i giochi che vanno di moda, diciamo, me voglio giocare i giochi che effettivamente mi piacciono e mi facciano divertire. E se poi effettivamente li posso condividere con qualcuno, mi fa piacere, proprio come ho fatto per le interviste di Let Me Play al Comic Con, ovvero dove io andavo e io per prima chiedevo delle informazioni riguardo... quale gioco ti piace? Perché se ricordi, la prima domanda che faccio a tutti era quello del quale gioco ti ha fatto scattare la fiamma. Non qual è stato il primo videogioco, ma quale videogioco ti ha fatto scattare la fiamma. Mi hanno detto di flexare un gioco, torno subito. Aspetta, che panico. La live per... Maledetti voi che mi fate flexare un gioco quando sapete che io di solito compro giochi digitali. Massimo altre 4 volte lo potete fare, quindi calmiamoci. Devo flexare Elden Ring. Gioco dell'anno scorso, tra l'altro. Mi è piaciuto, è una bestia sto gioco, fighissimo. Dicevamo, e io così lo faccio. Vedi, quando si parla di videogiochi per me è sempre festa, sempre. Quando invece te ne esci con tipo discorsi del calcio, io mi metto così, aspetto che finite di parlare e poi magari ricominciamo. Uè, ma c'è anche Pippo Show stasera con noi, carissimo. Yugiren, tu hai qualche copia? Ecco, vuoi flexare tu un gioco? Ce l'hai con te? No, qua a casa a Napoli non ho veramente nulla. Zero, di fisico. Ho Zelda Breath of the Wild. Ok, ci sta. Ho solo quello. Ha solo Zelda Breath of the Wild. È una Nintendare, ragazzi. Te, tra l'altro, dalla Switch c'è lo store suo dove puoi effettivamente scaricare i giochi. Sì, infatti, vabbè, alcuni giochi, per esempio, un giochino magari che non ha tutti può piacere, Animal Crossing. No, dai, aspetta, aspetta. Aspetta. Io amo Animal Crossing è un genio chi lo ha creato, perché quel gioco crea dipendenza pura. Sì, io penso che il fatto di entrare tutti i giorni per fare le robine che si fanno nella città è la follia. Cioè la tua mente esplode e devi giocare ad Animal Crossing, perché sennò stai male. Veramente ogni giorno entravo, ci passavo le peggio ore, soprattutto perché è uscito proprio nel periodo di pandemia. Sì, esatto, insieme quindi, a Warzone, vero, verissimo. Sì, un piccolo aneddoto era che io avevo preordinato la copia in store del gioco, ma nel momento in cui è uscito io non potevo fisicamente andare a ritirare il gioco perché non potevo uscire dal mio paesino. No! E quindi ero disperata, non sapevo come fare. Alla fine ho comprato di nuovo il gioco sullo store online. Ho fatto una cosa molto simile anch'io, E quindi sì, ho comprato il gioco due volte, però poi dai, quelli del negozio me l'hanno fatto cambiare con un altro gioco alla fine, dopo un anno praticamente. Però e hai preso? Giocare ad Animal Crossing. Avevo preso un gioco di... sempre riguardante Super Mario. Super Paper, Mario... Super Mario Paper. Sì, a cui ho giocato pochissimo perché ero talmente presa ad Animal Crossing che non volevo sapere di nient'altro. Oh madonna, è vero, vero, vero. Guarda che effettivamente anch'io, cioè ultimamente, no? Su molti giochi, soprattutto quelli là che mi attirano, hanno un problema. Sono fottutamente lunghi, tutti. Quindi io se gioco, per farvi un esempio, a Elden Ring, non posso giocare a Cyberpunk. Come faccio? Dove devo prenderlo più o meno il tempo? E niente, quindi Cyberpunk l'ho un po' mollato e mi dispiace un pochino la cosa, perché adoro Cyberpunk, è uscito pure l'anime su Netflix. Io ho visto adoro. L'anime, bello, che figo. Quello è il mondo, quello è il mondo di Cyberpunk. Molto bello. Comunque ti dicevo prima, è successa una cosa simile anche a me nel comprare due volte lo stesso gioco.
È successo quando ho comprato, dopo tanto, tanto, tanto tempo, GTA 5. Oh. L'ho comprato tipo un mese fa, GTA 5, ok? Soltanto che problema è successo? Io volevo giocare a GTA 5 la versione roleplay, non so se la conosci. Sì, ho presente. Sì. Ok. Ora, per giocare a quella versione però devi avere il gioco installato di base. Ok. Che cosa ho fatto? Ho acquistato il gioco dal launcher della Rockstar Game. Non so per quale motivo, non funzionava. Quindi che cosa ho fatto? L'ho comprato su Steam. Okay. Che è un'altra piattaforma. Sì, sì. Non ha funzionato nemmeno lì. No, dai, serio. Poi che cosa è successo? Che cosa era il problema? Qual era? Era che dovevo fare il refresh di del modem. Io ho comprato due volte il gioco a caso. No! Che sì. Brutto! Che brutto. Quando dovevo riavviare il discorso era riavviare il modem. Mannaggia. No, dai. Ma come ha un follow al canale dopo questo? Scusatemi, che è successo? Poi ci sono io che gioco ai free to play perché i giochi adesso non meritano i miei soldi. Ma quanto è sbagliata questa cosa detta? Ma no, non è vero. Dipende però, dipende. Se non c'è sbatti e se effettivamente un competitor, va bene giocare ai free to play, perché ci sono giochi free to play dove puoi competere e giocare di abilità. Però sono molto apprezzabili pure quelli. Però il comprare i videogiochi è una piccola passione. È una piccola passione che bisogna rispettarla. 80 euro per un gioco che ha 20 ore di gameplay, no grazie. Ma è un discorso molto particolare. Ok, sui soldi va benissimo. Tipo io non ho comprato Resident Evil 2 Remake, ma non ho comprato il 3 Remake, perché il 3 devi spendere 80 euro per 8 ore di gioco. Mi sembra un pochino esagerato anche per me. Però altri giochi invece non hanno questo... 30-40 ore per un videogioco sono buone. 20-30-40 ore sono buone. Tu lo inizi e lo finisci. Hai riscattato Let Me Freddura. Fra libri ho caldo. Dice uno: per forza dormi sempre con la copertina. Madonna mia, che brutta. Che brutta. No. E niente. Vabbè, comunque si deve rispettare la passione di tutti sempre, eh? Ogni passione, soprattutto se spendi soldi. Un'altra cosa che dico sempre: grazie per i bittini Gianluca. Questa è una cosa che effettivamente sto dicendo sempre in questa live. Grazie per i bittini Gianluca. E quanti soldi ci spendi per la tua passione, hai sempre fatto una cosa giusta. Hai sempre fatto una cosa giusta. Fin quando riesci a mettere il piatto a tavola, tutto il resto spendili per la tua passione, hai fatto bene. Perché se ti fa stare bene mentalmente e... devo leggere Pippo. Fai una domanda da parte mia alla cosplayer. Prossima fiera ci sarà la Games Week. Ci sarà la Games Week? Games Week è un po' difficile perché è lontanuccia da... Anche per me. Quindi non lo so. Diciamo che per ora sto cercando di visitare le fiere che mi sono un po' più vicine. Ok, va a Romix tipo? Romix ci sarò e sto cercando magari di organizzarmi per il Lucca, perché quello è proprio un sogno, a parte diciamo da cosplayer, ma proprio visitare la fiera perché okay, lì so che è bellissima. È bellissima, io infatti sono le due fiere che metto al primo posto. A te chi ti vuole il Game Speak? Vabbè, Pippo mi odia ma mi ama allo stesso tempo. Lucca e il Comic Con sono le due mie fiere preferite. Partiamo da questo preso. E sono stato ad entrambe. Il Lucca è bello perché mischia la sua città con la fiera. A differenza del Comic Con, che effettivamente hai un'area riservata, che è la mostra d'oltremare, molto bella anche quella. Lì invece si mischia la città con il Comic Con. Ora tra i due, se io devo onestamente scegliere, preferisco il Comic Con, perché l'area riservata al Comic Con l'apprezzo di più rispetto alla fiera aperta.
che ha comunque delle aree delimitate, perché c'è la ZTL e tutto, e per, bloccano le strade in modo che tu per entrare devi entrare da lì e devi uscire da lì, come sempre. E, però la mia fiera preferita è il Comic Con. Vorrei provare ad andare alla Games Week, perché dicono che anche quella è bella, bella grossa come fiera. E anche quella di Novegro. Non so nemmeno dove c'è questo fine settimana. Esatto, esatto. Non ho idea di dove si trovi Novegro, perché in geografia faccio schifo. Però dicono che anche quella è bella. Sì, avevo letto il gruppo dei cosplayer italiani di LOL, infatti, che fanno lo stesso raduno che hanno fatto al Comic Con, lo faranno anche su a Novegro, però non so nemmeno io bene dove si trovi in realtà. So che è lontano. È a sud-est di Milano, ecco, ecco. Addio, se non vengo alla Games Week, se non mi vedete nemmeno la Novegro. Esatto, nemmeno là, è lo stesso, per lo stesso motivo. Che ci vogliono 8 ore solo per arrivarci, raga. Cioè, là ti devi fare la settimana, decidi di fare la vacanza, la fai a Milano per farti la fiera. Però sei a Milano. È un bordello, un ragionamento complicato. Siamo lontani, mannaggia. Il problema è quello, diciamo che non è facile raggiungere tutte le fiere. È vero. E porterai gli stessi personaggi o altri lì? Sempre allora, gli stessi? Ce l'hai già preparati? In realtà no. Perché in realtà per Romix e per il Lucca, appunto, in progetto di portare Soraka e Yula. Ah sì, giusto, l'avevi detto prima, bravissimo. Se riesco loro, specialmente per magari Lucca e per le gare cosplay relative a LOL, Soraka, perché vabbè, è un progetto un po' più grande che non so se effettivamente posso riuscire a realizzare, però ci proviamo. Vabbè, ci sta, sì, sì. È bello anche cambiare, non fare sempre gli stessi cosplay, infatti. Sì. Ah, dice Mary, fare solo cosplay femminili o anche qualcuno di maschile? Qua ti ha preso il calcio d'angolo, è sì. Bella domandona. È una bella domanda, perché in realtà sfidarsi nel fare un cosplay maschile non è male come cosa. È una cosa che magari mi potrebbe interessare, soprattutto perché ci sono sia magari per LOL che per Genshin dei personaggi maschili che mi piacciono molto. E quindi why not? Così a caso te ne do uno io, fai il cosplay di Viego. Insomma, non è proprio facilissimo. No. Però, sai che bello, comunque non è male. No, è sempre lei vuole farli sempre legati ai videogiochi che ovviamente gioca lei, tipo puoi fare Link. Carino. Allora, più che altro relativo ai videogiochi che gioco io, per il fatto che conosco la lore dei personaggi, conosco magari il loro carattere e magari è più facile entrare nel personaggio, ok? Impersonificarsi e cercare di comportarsi come il personaggio, o comunque già semplicemente nel posare come il personaggio nelle foto. Lo trovo più, diciamo, una comfort zone, se sai il personaggio com'è, sia d'aspetto che carattere, modo di fare, più facile. Sì, no, effettivamente puoi anche cercare... Io infatti devo dire la mia, ho visto molti cosplayer a Comic-Con che si comportavano anche come il personaggio, in alcune situazioni però, non sempre. Quindi fa figo effettivamente, perché... Io se l'avessi fatto io, si dice così, ho detto giusto l'italiano, perfetto, grazie, ma che paura. Se l'avessi fatto io, avrei scelto un personaggio che avrei potuto interpretare. Tipo, mi sarebbe piaciuto portare roba da supereroi, più a me. Tipo, mi sarebbe piaciuto portare Joker. Okay. Oppure altri anime di My Hero Academia. Ho fatto Deku ad Halloween io. È una cosa Deku è carina. Una delle cose più scomode da fare al mondo. E non Deku, Dabby. Perché Dabby. Mi confondo sempre. Scusatemi. Dabby è bellino. Ed è scomodissimo da fare. Perché c'è la carta igienica in faccia azzeccata. Non so come fate voi. E niente. E ho visto Scooby-Doo che annusava. Ma che sta dicendo Pippo?
Beh, sì, credo sia quasi fondamentale empatizzare con il personaggio. Da Oscar. Molto figo. E niente. Ma com'è Dobby triste? Ma perché devo fare l'elfo di Harry Potter? Ma perché mi stai perculando male, Pippo? Che cosa ti ho fatto di male? Maledetto. E hai intenzione di giocare ad altri giochi? Sei interessata aperta mentalmente per farlo? Allora, aperta mentalmente sì. Ok. Assolutamente, per esempio... Come ti fai venire... Cioè, scusami, ti faccio di nuovo la domanda. Come sì. ti fai venire voglia di giocare a un gioco? Oltre a qualcuno che te lo mostra? Diciamo che se ci sono dei periodi in cui magari mi annoio e dico vorrei fare qualcosa di nuovo, provare qualcosa di nuovo. E quindi molto semplicemente provo magari qualcosa che mi viene suggerito o da qualcuno o magari su internet, spulciando i vari social, trovo qualcosa che mi può sembrare interessante. E per esempio dopo il Comic Con è uscito il nuovo gioco della Oyoverse, la casa di Genshin. Un Kaistar Rail. Sì, l'ho provato. L'ho provato. Non mi ha preso molto, devo dire la verità, però non era male. A me più di Genshin. Sì, non era male in realtà. Ti spiego pure il motivo. Perché su Genshin c'è il problema che tu hai un team di 4, ma ne vedi sempre uno. Sì, là li vedi tutti quanti. E poi io sono molto familiare al genere combattimento a turni. In passato già ho giocato altri giochi molto simili e molto meglio fatti. Però diciamo tra i due, tra Genshin e Honkai, preferisco Honkai. Non era male, non mi è dispiaciuto. Poi diciamo che io ora sto studiando per l'università, quindi giochi li ho un po' appesi. Perché mi piace Final Fantasy, sì. Pippo chiede alla cosplayer quanto tempo ci ha messo per fare l'ultimo cosplay e il costo, e poi chiedigli quale tra i due è il più costoso. Allora, il più costoso è il cosplay di Yanjin di Genshin, per il semplice fatto che il costume è molto più elaborato e ho scelto, diciamo, la qualità SR, quindi migliore. E sono costumi che si aggirano tra i 200-150 euro, più o meno questo è il range di prezzo. Poi c'è da considerare appunto che c'è anche da acquistare la parrucca, molto spesso le scarpe, di cui io ho le scarpe per Ari ma non ho le scarpe per Yanjin, e poi ci sarebbe anche l'arma. Quindi che... ci sei andata con le scarpe antinfortunistiche, tipo con quella di... No, con quella di Yanjin avevo gli stivali, la cosa, diciamo, lei ha un paio di stivali, ovviamente non i miei Dr. Martens neri, però io quello che potevo fare ho fatto. Per Ari con invece... gli stivali da giardinaggio, tipo? No. Ok. No. Per Ari diciamo che il costume costava un po' meno, perché non era... Però comunque devo dire, per quello che l'ho pagato, la resa è stata ottima. No, ma io devo essere sincero, i due cosplay sono fatti benissimo. Sì, non mi lamento. Quello di Yanjin, vabbè, me lo aspettavo, perché comunque sapevo lo store che lo vendeva, che era affidabile e tutto. Era affidabile. Quello di Ari sono andata più, diciamo, alla cieca. Mi sono fidata, però devo dire hai che hai superato i 200 euro di spesa totale. Sì. Sti cacchi veramente. Non è per questo che dicevo, non è proprio l'hobby più economico del mondo. Dipende ovviamente anche da quello che si vuole fare. Ci sono anche costumi che hanno un prezzo minore, dipende sempre dalle possibilità, diciamo, sì. Di ognuno. Ritorniamo al ragionamento di prima. Ogni volta quando vai al Comic Con o una fiera del fumetto qualsiasi, se hai una passione, peggio per te. Hai passione di collezionare fumetti, spendi sui fumetti. Di carte, spendi sulle carte. È un bordello sempre. Sì. Si spendono soldi ovunque. Sì, veramente, tra videogiochi, manga, cosplay, sono tutti hobby abbastanza
abbastanza costosetti. Tra tutti quanti i personaggi che magari ami e tutto, come chiede anche Spatolone, quale sarebbe quello là dove dici ok, adesso divento sarta e me lo voglio fare io il personaggio? Cioè quello dove ci vuoi mettere mano tu per farlo? Allora, probabilmente sempre su... io torno sempre su LOL, Sona. Okay. Sona, okay. Sona è il mio main. Io qualche la skin, qualche skin in particolare? La DJ Sona. DJ Sona, DJ che Sona figa. È il mio ultimate sogno da cosplayer. Perché pazzesca. Guarda, sarei impazzito se dicevi Sona dei Pentakill. Bella, però DJ Sona. Vabbè, DJ Sona è il fatto è... di sì, avere sì, sì. La console, la musica, le luci. Bello. Però pensi sia complicato per te, se, cioè nel senso, pensi di riuscirci a farlo? Ora no, ora sono no. Onestissima, non ho le capacità per farlo, non sono in grado di realizzare un cosplay così complesso. Ragazzi, appunto... sta spiegando, Sona è un personaggio support di League of Legends, che praticamente è questa ragazza che c'ha le cuffie. E se non sbaglio è cieca. Lei ha la maschera nella skin. Sì, ha la maschera. Ha la maschera, maschera da DJ. E c'ha una sì. console davanti da DJ. E niente, fa le magie, fa le cose. Ah, Sona è muta. Sona è muta, sì. Bravissimo Lucariello. Ha tipo un visore, sì. Una specie di visore, sì. Però boh, quella skin mi piace tantissimo. Ah, già vero che Pippo c'ha, hai la fidanzata cosplayer e si fa tutto lei da zero. Purtroppo comprando un cosplay c'è la possibilità che in fiera trovi uno che ha lo stesso costume. Quindi l'originalità viene sempre straapprezzata, molto vera come per cosa. Per carità, sì. Soprattutto nelle gare quella non è una cosa da sottovalutare. Farlo da sé è anche una soddisfazione, poi magari alla fine avere in mano... prodotto di ore e ore di lavoro è una bella soddisfazione. Io effettivamente c'è un'immagine sul gruppo, che c'è una foto che mi sono fatto al Comic Con di due ragazzini, erano due ragazzini proprio di un massimo un metro, avranno tipo 10 anni 11 anni, con cui mi ci sono fatto la foto insieme, perché erano i personaggi di Hollow Knight, erano fighissimi. Ah. Erano veramente fighissimi, perché erano piccolini poi loro. Capisci? Carino. Come effettivamente sono i piccolini personaggi di Hollow Knight. Adorato quei costumi. Bellini. Come funziona una gara di cosplayer? Allora, per queste due a chiede cui Gianluca. Ho partecipato, c'era una giuria. Mm-hmm. Per esempio, la giuria del Comic Con era composta da due cosplayer e il game director di LOL. Mm-hmm. E mentre l'altra gara a cui ho partecipato c'erano vari cosplayer che magari avevano ovviamente bel seguito sui vari social, cosplayer comunque conosciuti. Sì, quando si mette quel gruppetto di Iron Man, Capitan America, quelli là tipo. Quelli là, se non mi sbaglio, sono ben conosciuti in Italia. Sì, 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 ce ne sono diversi. E allora, molto semplicemente, vabbè, ci si iscrive. Poi di solito il processo della gara si svolge con una sfilata, e quindi che si mostra il sì. costume sia alla giuria che al pubblico. Beh, una semplice sfilata alla fine. Sì, e poi c'è da fare diciamo un'interpretazione del personaggio. È una cosa che viene molto premiata, l'interpretazione. Sì. Magari appunto se viene recitata una scenetta. Mm-hmm. Riguardante il personaggio viene molto molto apprezzato. Ci sono anche dei premi proprio per l'interpretazione. Sia al Comic Con che all'altra fiera hanno premiato delle persone per migliore interpretazione. Chiede Pippo Show, era Nifari una delle giudici? Nifari? No, non mi sembra. No, non gli sembra. Ok. Se volete ve li cerco, ma non penso, sì. Io non vorrei dire. No, cavolate, ma non credo. Stai tranquillo. Al Comic Con no, erano luce qualcosa. Sì. Famosissimo cosplay di LOL. Ah, ok. Luce cosplay, sì. Gianluca e Andrea, grazie per i beat, eh. Sempre grazie mille, raga.
ogni volta che sono sempre apprezzatissimi sti bittini. Mi pare fosse proprio così il nome, Nope, Luce Cosplay. Vabbè, comunque erano altri, non erano quelli di Pippo che diceva Pippo. Tu pensi che una gara, no, perché hai detto che c'è stata la gara di LOL e poi la gara dei cosplayer già belli formati. Però quella dei cosplayer belli formati era una... Grazie mille Mary per i 100 bittini. Era una giuria fatta di svariate tipologie di giudici. E ma i cosplayer erano tutti dello stesso genere oppure cambiavano? Allora... Tipo erano tutti supereroi oppure erano... No, no. Allora, la gara del Teramo Comics, comunque i cosplayer erano molto vari. C'erano cosplayer di Genshin, cosplayer del mondo Marvel, cosplay del mondo Disney. Era veramente molto molto vario come ambiente. Non c'era nessun cosplayer di League of Legends. Allora, io già questa cosa già non mi piace. Parto da questa cosa qui. Perché va bene fare la gara di LoL e la gara di cosplay di League of Legends, perché magari quello è il gioco e tu apprezzi effettivamente chi sì. in quell'ambito si è impegnato di più. Però, parliamoci chiaro, adesso tu ti impegni al massimo, al 100% delle tue possibilità per fare una Ari fantastica, ok? Ora quello che mi chiedo io è... Se tu vai a una gara generica come quella là che è stata fatta al Comic Con, come fai a vincere contro uno che si presenta in armatura di Iron Man? No, ma infatti, allora, ammetto che tra le due gare a cui ho partecipato mi è piaciuta. Mary è impazzita, sta donando 100 bit alla volta, così. È impazzita. Grazie mille, Mary. Grazie mille. Dicevo, mi è molto piaciuta di. Cioè, mi è piaciuta di più la gara a tema League of Legends perché effettivamente c'era il tema. Eravamo tutti a tema LOL, tutti che portavamo dei personaggi di LOL, mentre nell'altra gara più generica ovviamente non si può competere con alcune persone che appunto si presentano in armatura, luci, flash, raggi laser, quindi diventa molto molto difficile poi ottenere un riscontro. Oddio, è un mondo. Sto iniziando a percepire della tossicità nel mondo cosplayer. Ah, magari, oddio, tossicità c'è ovunque. Sì, purtroppo figurati. Sì. Io cerco di eliminare, di evadere dalla tossicità, ma alla fine c'è sempre. Ma tipo, devi anche mimare il personaggio. Quindi, sì, appena detto che effettivamente devi interpretare, fare una piccola interpretazione quando sfili e mostri il tuo personaggio. Purtroppo... Diciamo che viene apprezzata, non è obbligatorio, però viene apprezzato. Ovviamente sono punti in più. Ok, purtroppo le gare cosplay sono molto soggettive. A volte i giudici conoscono solo i personaggi famosi e quindi non possono valutare effettivamente un cosplay di un qualcosa meno seguito. Vero anche questo, che non puoi conoscere tutti i personaggi del mondo. Ma comunque ci sono vari premi in gare e non vince solo uno. Ok. Vero. Quello è vero, ci sono diversi premi, appunto come dicevo prima, interpretazione, miglior cosplay. Gianlu, non so se effettivamente viene premiata l'interpretazione e tu hai una voce simile al personaggio. Penso che comunque venga vista figa come cosa, non lo so. Ma che ci fai una simulazione? Quella Ari dice viziami, dice le cose strane. mi sbaglio, sembra che quello dice. Dice ste cose tipo toccami. No. Evitiamo l'interpretazione di Ari. Fai l'interpretazione di Genshin. Aspetta. Io? Chiedono in chat. Ah, ecco. Oddio. In realtà l'interpretazione del personaggio di Genshin era più tipo un piccolo balletto che però ora ve lo risparmio. Ok. Ok. No, Ariel, non si può dire le cose che dice Ari. Non so nemmeno perché su LOL le faccia dire. Sona e non parla, quindi devi saper suonare per interpretare sì, suona. Sì, è meravigliosa, io la amo. Eh sì.
tipo fai il cosplay di Heath Ledger che ha fatto Joker. Se riesci a interpretarlo, ti faccio l'applauso come lo fa lui. Così. È la fine. Comunque, pensavo di stare dicendo Hit qualcos'altro. No, il pagliaccio di Hit è molto figo. No, aspetta. Oddio, pensavo stessi dicendo Hit qualcos'altro. Non ho capito, Gazza, che cosa ha scritto. In teoria esiste ovunque sta cosa. Anche se compri le scarpette migliori per giocare al calcio, le tue prestazioni aumentano, però i piedi devi averli lo stesso per portare il risultato. Ah, per carità, sì. Vero. È per questo che dicevo che l'interpretazione fa comunque tanto. Perché al di là magari del bel cosplay, del bel costume, della la parrucca sistemata per bene, però se poi appunto nell'interpretazione sei carente o non rendi giustizia al personaggio proprio perché non ti ci sai... come si dice? Non ti ci sai vedere dentro. È vero. Non rendi bene. Aspetta, invece è l'abito che fa il monaco. Oddio. Ma è... Sni. Penso anch'io la stessa cosa. Purtroppo è un mondo fatto che si basa, diciamola così, detta tra molte virgolette, si basa sulla moda. Anche quello è vero. E se si porti basa un personaggio in voga è anche sulla bellezza. Che mo voglia essere soggettiva oppure no, mi puoi fare oddio, non voglio entrare in questo discorso, perché se tipo faccio un esempio, tu fai Jinx, ok? Sì. Jinx di League of Legends è veramente molto magra. E se tu non sei effettivamente di quella estetica lì, io purtroppo non riesco a dire che Jinx l'hai fatta bene. Mi dispiace veramente tanto. Posso dire che il costume lo hai preparato da Dio, ma il personaggio che hai portato purtroppo fa schifo, perché non è adeguato, capisci? Cioè, secondo la mia visione, che soggettiva, non sono né giudice né nient'altro. Benvenuto a Streamscat, grazie per il follow. Tipo, ti faccio un esempio. Gragas fatto da uno della mia corporatura. Ha senso secondo te? Vederlo? Mi puoi vedere con la botte? Sì, ho capito. Però ha senso fatto con la mia corporatura, Gragas o Majin Buu? Che cacchio ne so. Non ha senso, secondo me. Cioè, sbagliato proprio personaggio. Perché proprio Majin Buu devo fare? Al massimo faccio quella la versione magra di... Oddio, sì, magari la somiglianza fisica anche quello può... Quello aiuta tantissimo, secondo me. Aiuta tantissimo, però io sono anche dell'opinione che se un personaggio ti piace veramente tanto, dici voglio fare il cosplay di questo personaggio, non mi importa che magari la mia fisicità non è uguale a quella del personaggio, finché allora, ti rende felice, diciamo, devi essere devi essere quantomeno simile. Non dico che se devi fare Zoro che c'ha la fascia ed è a corpo nudo sopra devi avere i pettorali e i muscoli, ok? Ovviamente viene apprezzato di più quello con i muscoli e con le spade e tutto. Però se ti vedo e effettivamente lo hai fatto bene sto cacchio di Zoro, sei figo da vedere. Nonostante non hai magari il fisichello, ma se sei normale, normopeso, scusatemi, non voglio far intendere cose sbagliate. Però se sei normopeso, ok, va benissimo. Se poi rientri in altre categorie, non riesco a dire effettivamente, perché la bellezza effettivamente è un dato completamente soggettivo, ragazzi, eh. Però è il discorso che facevo prima, non puoi fare determinati personaggi se purtroppo hai una... Li puoi fare, scusatemi, cercarmi di farmi... Il normopeso è un termine medico. Si dice così? Sì, normopeso, okay. Diciamo... Sarebbe il tuo peso medico ideale, diciamo così, che si basa sull'altezza.
Però il senso è che io non voglio, denuncio assolutamente il body shaming, però la scelta secondo me è sbagliata, secondo la mia modesta opinione. Alla fine ognuno può fare quello che cacchio gli pare, è una passione e viene rispettata per questo. Come ho detto prima, se non sei normopeso puoi fare Jinx, però io posso apprezzare il tuo costume, più di quello non riesco. Ma la fisicità è un elemento importante, ma si può anche memare. Un sacco di persone muscolose portano la bambina di... Bravissima, questa è una cosa molto figa da dire. Sì, è vero. Di Spy Family, bravissima. L'ho Quelli là anch'io. Sono dei geni, effettivamente. Ho visto anche diverse persone, tipo... Ania. Vestiti da esatto, Ania. Esatto, l'ho visto anch'io. Oppure dei signori anzianissimi che fanno Anya di Spy Family. Sì, io ho visto un signore che mi è rimasto veramente impresso perché era bellissimo. Brava Mary, ci sono state anche molte maid. Le maid sarebbero dei ragazzi vestite da cameriera giapponese, fighissimi da vedere. Sì, è vero. Erano proprio degli idioti maledetti. Hanno fatto molto ridere. Dicevi comunque che hai visto? Ah sì, che avevo visto questo signore, avrà avuto una sessantina di anni, vestito da Tengen di Demon Slayer, non so se avete presente il personaggio, però comunque il personaggio è bel Chad, no? Sì, sì. Muscoloso. E questo signore era fantastico perché per un signore della sua età vestito da Tengen era bellissimo, cioè nonostante appunto magari la fisicità non era proprio quella del personaggio, però mi è rimasto impresso perché era fantastico. Mi hai fatto venire in mente l'anno scorso siamo andati al Comic Con, Mary, giusto? C'era l'anno scorso il Comic Con, non mi sto sbagliando. O mi sto sbagliando con quello prima? Sì, ok, ci siamo andati. C'era un nonnino, letteralmente una persona anziana, che aveva un fisico da paura. E stava facendo il maestro Muten quando si trasforma per fare la Kamehameha originale. È stato fighissimo da vedere. Un dio, il vincitore di tutti i cosplay è stato lui per me. Di tutti. È stato veramente figo, è stato veramente molto figo. Comunque... Ragazzi, avete altre domande da fare o... Anche perché tra un po' Yugiren si mette a nanna. Oh no! Oh no, Yugiren va a nanna, ragazzi. Quindi se avete altre domande, spariamole al volo, così ci salutiamo. Devo guardare il messaggio su Discord. Ok, vado. Ah, ok, perdonami. Vabbè, abbiamo risolto. Oddio, che sto guardando. Scusatemi, avete visto delle cose. Comunque, tra tanti social mi dovevi contattare su Discord. Va bene, non problemi tecnici. C'è una mia amica nella chat. Ciao Sabri. Chi è? Sto leggendo la chat. Anti-Deplin? Sì. Oh, ciao Anti-Deplin. Primo messaggio della chat. Io che a Romix avevo semplicemente una maglia di Goku, benvenuta tra l'altro, e un ragazzo mi fa: ma tu sei donna, non puoi fare Goku. Bro, non era un cosplay. Madonna. Beh, effettivamente è vero, ci sono quelle magliette stile effettivamente Dragon Ball, oppure... vendono tantissimo quei kimono da Demon Slayer. Hanno venduto nelle bancarelle. Se tu te la metti addosso sembra che stai facendo un cosplay. Ma come Yukiren adesso a fine live ci regali il fall? Ma sei una maledetta. Ma sei una boomer. Infatti ora leggendo la chat ho detto: ah, ma io non li seguo. Come? Ma guarda un po' te, Che gaff che fa. Anche su Instagram, vai dopo. Vado. Ora, prima che andare a nanna, seguire. Ragazzi, allora, ultime domandine per la nostra Yukinen ospite speciale. Perché, se no, la salutiamo. La salutiamo e la ringraziamo per
averci fatto compagnia e per esserci conosciuti sia dal vivo che online grazie a Let Me Play. Sì, è stato bello, infatti anche ero molto emozionata per stasera, però devo dire che è stata una chiacchierata piacevolissima. Spatolone dice, quando aprirai un canale Twitch? Bella domanda. Bella domanda, non mi dispiacerebbe, però penso che forse al momento non sono ancora in grado, non ho le capacità. Non è vero, secondo me. Io ti posso assicurare che hai intrattenuto questa live insieme a me e posso assicurarti che in qualcosa è semplice streamare, è una falsità dire che è impossibile streamare, ci vuole voglia, volontà e impegno, semplice ci semplice. Proverò magari, dai. Tanto comunque a parlare hai parlato stasera, ci ha fatto compagnia. E così funzionano le live, così funzionano le live, mi sto sbagliando ragazzi. E poi ci siamo noi, che puoi contare su di noi, tanto alla fine sei stata la nostra prima ospite, se non sbaglio. È il nostro primo talk show, quindi puoi contare su di noi per qualsiasi consiglio ti serva per streamare. Grazie mille, gentilissimo. Quindi nessuno ha domande. Basta, così, la lasciamo così. Ma a scuola nessuna domande. Nessuna domande? Signor Fumagalli, lei lì giù dal banco. Comunque, veramente, come stanno dicendo in chat, speriamo che tu ti sia divertita. Sì. Che io mi sono divertito tantissimo a stare qui a chiacchierare insieme a te e ai ragazzi di Let Me Play. Grazie a tutti per le bellissime domande che avete fatto, sia a lei che a me. Carini. E ci rivediamo, ci sentiamo sui canali Discord, Telegram, ci sentiamo ovunque, quindi sì, assolutamente. Ci sono tanti ragazzi nuovi del Comic Con pure, quindi è bello fare conoscenze e condividere queste passioni insieme. Vero. Allora, grazie mille ancora e io vi auguro la buonanotte, anche se magari non so se continuate a chiacchierare. Giusto 10 minuti, giusto prima di salutare e staccare la live. Ok. Ok? Allora, grazie un bacio mille. Quanti, grazie mille. Un piacerone, ciao, ciao. Un piacerone. Eccoci. Dai. Come vi è sembrata, raga? Dai, pareri a freddo e a caldo. Dai. Voglio il feedback istantaneo. No, non mi vedere provato perché non lo sono provato. Sono carico a merda, se vuoi faccio fino a domani mattina alle 7. Facciamo la maratona, cazzo! Grazie per i beat, Gianluca! Scusatemi, mi sono emozionato. Andrea dubita di me. Andrea che mi bitta pure lui, bravissimo. Andrea, bittate tutti. No, è vero, ragazzi, gentilissimi. È sempre un piacerone di pazzi quando bittate. Ecco Mary che bitta pure lei. Dagli così. Treno di beat. Grazie mille a tutti, ragazzi. Che dite? Vogliamo chiacchierare ancora di qualcos'altro? Volete farmi delle domande direttamente a me? Io sono qui. Oppure scegliamo un bel... Sì, lei è stata super disponibile. Dicevo, scegliamo un bel canale da raidare, perché ne siamo in tanti ed è bello andare a salutare qualcun altro. Ci facciamo conoscere magari. Se avete qualche canale da consigliare, andiamo lì. Se avete voglia di chiacchierare, chiacchieriamo. Se avete voglia di bere un'altra birra, la beviamo. Cioè, possiamo fare quello che cacchio volete voi. Sono carico, Andrea, sono carico a molla. Dici. Conosco un sacco di cosplayer per eventi future live in tema. Dai, cacchio. È bello parlare e conoscere comunque effettivamente delle esperienze che sono state loro e le condividano con noi. Sono fighe come situazioni, proprio dico. È veramente stato molto divertente. A me fa piacere conoscere altre persone. Mi fa piacere conoscere le sue passioni e condividere anche le mie. Quindi è stato veramente molto divertente.
fare questa cosa stasera. Perché quello che ho fatto poi al Comic Con è stato molto più Fast and Furious, ok? Nel senso, andavo lì, facevo la domanda tipo qual è stato il gioco che ti ha fatto appassionare al mondo videoludico, e poi ne facevo un'altra un po' più dettagliata, però era molto veloce come cosa, non era una cosa privata oppure, come cacchio posso dire? Ok, valutiamo dopo, Andrea. Sì, restiamo ancora un po'. Adesso mi accendo una sigarettina perché sto da 2 ore e mezza che è così. E quindi, capi, mi devo un po' calmare, non lo so, fate voi. Grazie mille, André. Grazie mille, veramente. Apprezzo tantissimo quando effettivamente quello che faccio piace. Diciamo così, è bello da sentirselo dire, è bello da vedere effettivamente, a prescindere se me lo dite o no, però non so se sto rendendo l'idea, sono effettivamente emozionato nello stare qui, un po' impanicato, però la parlantina fugge e quindi cerco di non far staccare sto mood. Madonna, mi stavo rompendo tutto. Detto questo, che stavo dicendo prima? Che stavo dicendo? Quindi è il momento. De che? Chi ha riscattato la freddura? Quindi è il momento. Il momento de che? Ma è una domanda trabocchè, cioè dovevo risponderti. È il momento del mento. Non lo so. Che sto dicendo? Canzoni spagnolite sotto della freddura. Ah, ma la devo fare io. Ci sono 8 cani al mare che stanno facendo il canotto. Si può fare. È stata veramente brutta e semplice. Cosa fa un cane quando gioca a basket? La palla canestro. Scusa. Un cane che beve vino va in cantina. Scusa. Ne conosco altre, ma non le voglio dire. Vi dico solo questo. Ridete e fate finta che l'ho detto. Offendetevi, perché effettivamente... Scusate, no, non le dico. Sì, ridiamo che è meglio, va. Ridete però, non chiedete. Magari in privato, non chiedete. Che ne conosco altre, sono veramente brutte. Dai, che dite, facciamo il raidino? Che avevi consigliato, André? Pardonne-moi. Un bittino per punizione, questo è. Questo mi stai facendo capire, Mary. Un bittino di punizione. Vediamo prima di altro. Dai. Chi dicevi prima, André, per raidare? Ma io conosco praticamente solo COD, sentitevi liberi. Avete canali da consigliare, raga? Attendo con piacere vostre risposte, se avete qualche amico, qualche conoscente, qualche streamer preferito da andare a raidare. Faccio una controllatina pure io, che dite? Dai. Ci sta, non vedo più. Ci sta una ragazza che si chiama... Andiamo da Dado Bucks. Bomba, sta giocando a Zelda. Va bene, va benissimo, accetto volentieri. Quindi ragazzi, prima di far startare il raid,
io voglio ringraziare tutta la community di Let Me Play per l'occasione che mi hanno dato di andare al Comic Con e intervistare le persone. Grazie per la live che sono riuscito a fare grazie a voi. E ringrazio anche Yukiren per essere stata nostra ospite. Grazie a tutti. Andiamo a fare il ride. Mi metto nella scena del landing. Devo raidare Psycho Shot. Ok, va bene, raidiamo Psycho Shot. Va bene, va benissimo. È in live, giusto? Io mi copio il nick. Ok. Volevo... Tu fagli come vuoi tu. Vabbè. Raga, grazie infinite, insomma. E non dimenticatevi di seguire tutti i canali social di Let Me Play, dove vengono postate quotidianamente informazioni riguardo le nostre live, sui articoli che sta facendo Dario, sui video di YouTube. Seguite tutti. Buonanotte a tutti. Io cambio la scena. Restate per i punti canale, mi raccomando. E andiamo a raidare Psycho Shot. Ciao a tutti. BBB. Oh, dimmi bro, hai chiuso? Sì, è andato.